Eccoci qua. Buongiorno a tutti, sono le 9:15, iniziamo la commissione, procedo con l'appello, a chi occorre la giustifica la chiede. Enrico Filippo Massimo. Buongiorno a tutti, presente. Cerisola Marco. Buongiorno, sono presente e chiedo cortesemente anche la giustifica, grazie. Ok, Chiarappa Patrizio. Crescenzi Marco Maria. Cristicchia Alessandra. Presente, con giustifica, grazie Carmen. Sì. Cuoci Maurizio. Presente, grazie. Gagliardi Manuel. Buongiorno, presente con giustifica, grazie. Graceffa Riccardo. Buongiorno, presente con giustifica, grazie. Okay. Palladico Alessandra. Presente, buongiorno. Buongiorno. Perfetto. Presidente, possiamo iniziare i lavori di commissione. Perfetto. Secondino che ammetto le persone, gli ospiti in attesa. Allora, buongiorno a tutti. Ci troviamo qui nell'ultima seduta di commissione bilancio per l'eventuale espressione di parere sul previsionale bilancio 2021-2023. Come ormai ben sapete tutti, sono state svolte una serie di commissioni istruttorie, diciamo così, delega per delega, con le singole commissioni, gli assessori di riferimento e gli uffici a supporto. E quindi io lascerei la parola all'assessore De Novellis, assessore al bilancio, nonché vicepresidente anche del municipio, per relazionarci quello che ha potuto comunque sia accogliere e raccogliere in questa serie di commissioni istruttorie, nell'attesa anche di ricevere il famigerato allegato A. E eventualmente con i commissari presenti confrontarci e nel Pronto? caso in cui ci sia la necessità, Sto guardando. assessore, si muti, e presentare delle eventuali osservazioni, insomma, e ragionare su quanto ricevuto. Quindi lascerei la parola all'assessore De Sì, Novellis. Filippo, solo un secondo perché mi dicono che la documentazione è arrivata, quindi se mi date un attimo di tempo, quindi 5 minuti, la carico nella cartella. Ok, allora qualche secondo, qualche Chiedo una minuto cortesia. nel frattempo, Sì, prego, signora siccome, Patrizio. sì, siccome non riesco ancora ad avere il collegamento operativo dal personal computer, se me la potete inviare sulla mail, almeno quella personale, perché non sono sicura di poter lavorare dal PC. Sarà difficilissimo, ma comunque ci sto provando. Ok, Anche perché io questi strumenti non li ho proprio. Carmen è Vedo se in grado di ha la. poter provare. Ok, adesso intanto la carico sulla cartella, poi vedo per quanto riguarda l'invio email se riesco per la pesantezza del file soprattutto. Io ti avviso solo se non riesco a prenderla dalla piattaforma, ok? Va Quindi in quel bene. caso là ti chiedo questa cortesia, Carmen. Va bene, va bene. Ok, mi muto un attimo e procedo. Sì, allora attendiamo un attimino il lavoro di Carmen, che serve comunque a tutta la commissione come supporto. E assessore, poi non appena Carmen sarà disponibile, le lascerei quindi subito la parola. Va bene? Diciamo di sì, allora non risponde. Nel frattempo c'è qualche consigliere, qualcuno che vuole intervenire? Se non interviene nessuno, io faccio una considerazione. Sì, una breve considerazione, giusto per diciamo, trascorrere questi minuti di attesa. Sì, la breve considerazione è sicuramente il mio interesse, diciamo che sia breve. Allora, noi abbiamo fatto una seduta di approfondimento ieri, limitata chiaramente al titolo 2, perché così è stato deciso dalla conferenza dei capigruppo.
Alla luce di quelle due ore di istruttoria, già da subito è venuto comunque in evidenza che alla domanda posta circa il metodo seguito per l'attribuzione dei fondi sul piano degli investimenti, con la precisazione che è prettamente di natura politica e ovviamente non solo il criterio di attribuzione sui vari quadranti rispetto alle esigenze, ma anche di avere chiarezza su quelle che potevano essere le liste, diciamo la lista del fabbisogno da aggiungere a quello che è il documento che era in fase di predisposizione in quanto carente in bilancio, non abbiamo avuto modo di avere contezza durante tutto il tempo della seduta. Questo chiaramente ha fatto sì che ci siano stati dei momenti di tensione, in quanto pur non avendo, come dire, fatto nessuna domanda che andava oltre le mie competenze, io alle ore 13 ho dovuto chiudere la commissione con una carenza di informazioni che spero stamattina siano state colmate. Quello che è importante capire, essendo il titolo 2, cioè il piano degli investimenti che io ho visto in quella seduta limitatamente alla parte relativa alle scuole, ha fatto sì che io abbia posto delle domande alle quali non c'è stata una risposta. Quindi capire il criterio di attribuzione, quindi di intervento nella pianificazione triennale sui quadranti, e questa è l'eredità politica che lasciamo, rispetto alle somme messe a disposizione non è stato facile. L'assessore Maiolati si è impegnato, anzi no, non è stato proprio chiarito. L'assessore Maiolati ieri si è impegnata che stamattina in commissione avrebbe fornito un elenco di quello che inizialmente la Giunta aveva proposto in Campidoglio e che a dire, adesso non mi ricordo di chi dei due, se lei o dell'assessore Nenovellis, è stato espunto usando questo termine, quindi vorremmo capire che in effetti che cosa è successo. Ne abbiamo avuto tranquillità sul fatto che tutte le scuole, essendo stato detto dall'assessore Maiolati, rappresenta una priorità la sicurezza delle scuole, quali siano le scuole che attualmente sono fuori dalle previsioni di intervento e di investimento per quanto riguarda il, diciamo, l'adeguamento normativo. È ovvio che questi sono elementi fondamentali per capire la metodologia seguita nell'elaborazione del piano degli investimenti che parte del bilancio di previsione e sul quale politicamente ci dovremo esprimere. Nulla è stato trattato, perché non era argomento di ieri, relativamente al titolo 1, del quale io personalmente mi limiterei a prendere atto dell'ottimo lavoro fatto dagli uffici, dalla direzione tecnica e dalla direzione socioeducativa relativamente ai fabbisogni che essi stessi hanno stimato rispetto a quanto messo a disposizione su questo bilancio di previsione. Spero che stamattina si sia portato a termine questo lavoro. Io ascolto con attenzione, perché sono elementi fondamentali per avere chiarezza sulla contezza dei numeri e contezza sui numeri che ci vengono sottoposti. Ho terminato. Grazie consigliera Dall'Arrigo. Mi auguro per lei che le sue domande accolgano qualche risposta. Comunque sia, come Commissione Quinta dovremo analizzare il lavoro totale e definitivo che ci sarà presentato ora dall'assessore. Con il supporto, è ovvio che quello che ho detto per me va verbalizzato. Cioè le criticità emerse nella seduta di ieri che vi ho appena riportato, per me è fondamentale che vengono rilevate. Sono 22 minuti che è iniziata la registrazione, quindi qualora non sia stato possibile farlo, chiedo a Carmen di prenderne conto, di tenerne conto. Grazie. Come dicevo, consigliere Dall'Arrigo, lei ha posto dei quesiti, delle domande. Noi insieme, anche io sto ricevendo documentazione da parte della parte degli uffici e anche assessorile, quindi valuteremo insieme quello che riceveremo e su questo poi ci dovremo andare ad esprimere entro fine mattinata. Quindi se siamo pronti, non vedo più Carmen. Eccomi. Okay. Allora, ho caricato l'allegato e sono in attesa della delibera, praticamente della delibera da caricare. L'allegato è caricato tra i file, sempre della cartella, consiglio per il bilancio all'interno del team consiglio del municipio.
Scusa Carmen, io non la vedo il caricamento, giusto? Io non faccio parte della commissione. No, vuole che io lo invio tramite me, no, però penso. No, vabbè, io dovrei averla avuto uguale dagli uffici. Esatto, esattamente. Sì. Io dovrei averla avuto uguale, quindi spero che i consiglieri mi seguano. Io vorrei operare. Certo. Stamattina vorrei lavorare in maniera, diciamo, da spuntare tutte le voci aggiuntive, Assessore, le lascerei subito la parola, così possiamo iniziare questa istruttoria. Se chiudi, ha ragione. Ci sentiamo battere sui tasti. Nel frattempo saluto tutti gli ospiti, gli uffici che vedo collegati, che sono intervenuti, interverranno e che saranno di supporto alla commissione. Do il buongiorno anche al direttore del municipio che ho visto presente. E assessore, pertanto le lascio. Allora apriamo con la prima risposta alla consigliera Tallarico, con la quale ieri, diciamo, magari in alcuni momenti ci siamo espressi in maniera un po' vorrei semplicemente dire alla consigliera. Assessore, non l'ho fatto io, l'ha fatto esclusivamente lei. Io le porto rispetto per la funzione che esercita. Attenzione, non facciamo confusione. Va bene. Allora la consigliera Tallarico ieri è stata ampiamente relazionata dalla collega Maiolati, essendo lei competente della parte lavori pubblici. Il bilancio non controlla i lavori pubblici, ma controlla che effettivamente le poste in bilancio non siano corrette, e controlla non solo le uscite ma anche le entrate. Il lavoro del bilancio molti lo classificano come un lavoro ragionieristico, ahimè quelli che così pensano vedono una parte soltanto del bilancio. Il bilancio abbraccia più ambiti, riguarda non solo la spesa ma riguarda anche l'equilibrio, riguarda le entrate, riguarda il titolo 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Purtroppo in queste commissioni non abbiamo il tempo di istruire tutto. Poi ci sono momenti in cui certi consiglieri chiedono l'approfondimento su alcuni argomenti e quindi ci si ferma solo ad alcuni aspetti. Io ho fatto tutte le commissioni, se non ricordo male ne abbiamo fatte 8. Abbiamo analizzato approfonditamente quasi tutte le poste di bilancio. Ieri la collega Maiolati ha dato, a mio avviso, ha dato grande supporto alla commissione, ha fatto una relazione ampia, e stamattina consigliera Tallarico Alessandra ha mandato, dovresti aver già ricevuto in posta, io lo sto aprendo adesso, una relazione nella quale ti risponde relaziona sulle scuole. Se volete la leggo un attimo, visto che ieri è stato dedicato tanto tempo, la lettera non è molto lunga, così... Ma è importantissimo, grazie, anche perché io non posso essere unico destinatario, questa è la commissione istruttoria e quindi devo essere... Consigliera, per favore, andiamo per ordine, così adesso gliela leggo, smarchiamo un punto importante. Secondo me la commissione scuola è importante, quello che ha chiesto lei ieri è importante, però dobbiamo essere pragmatici, non possiamo rimanere fermi su un solo punto. Allora io vorrei, e questo è il mio compito, vorrei indirizzare tutta la commissione ad un lavoro compiuto dove tutti hanno modo di sapere, principalmente lei che ha chiesto tante cose, ha fatto tanti prospetti apprezzabili in certi contesti. Nel contesto del bilancio sono parzialmente apprezzabili perché a mio avviso focalizzano l'attenzione solo su un aspetto. Il bilancio è complesso e articolato e noi non possiamo solo articolare fermarci su un solo punto. Io le leggo la lettera, la leggo a beneficio di tutti, così concludiamo il grande lavoro fatto dalla mia collega
Maiolati. Allora, gentile consigliera Tallarico, in riferimento all'oggetto le riporto quanto da lei richiesto nella commissione del 7 per gli adeguamenti normativi delle sedi scolastiche. Mi preme evidenziare il dato con la considerazione che attualmente i plessi scolastici di proprietà o in uso al municipio nono sono totale 90, la maggior parte dei quali già interessati da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di questa amministrazione, finalizzata alla messa a norma e soprattutto al raggiungimento di adeguati standard di sicurezza di alunni e personale. Ad oggi rimangono da adeguare i seguenti edifici per i quali deve essere redatto il documento di fattibilità tecnico-economica ex progettazione preliminare per accedere eventualmente a finanziamenti straordinari in bilancio. E quindi c'è una lista di edifici che cuba un totale, ci sono 12 scuole su 90, che cuba un totale di 15.850. Io non vi vado a leggere tutte le scuole per non, diciamo, per non dedicare troppo tempo al dettaglio, perché noi oggi dobbiamo ragionare anche su altre cose. Quindi le cifre, passo poi a finire la lettera, le cifre indicate si intendono comprensive delle quote afferenti alla progettazione, IVA, incentivi imprevisti. In riferimento alle richieste di investimento per l'edilizia scolastica relativamente agli anni 22-23, come da lei richiesto in commissione, riferirà direttamente l'assessore De Novellis. E così ha scritto la collega. Quindi alla prima domanda la collega ha risposto, alla seconda le rispondo pure. Tutto ciò che abbiamo richiesto nel 2020 che riguarda il piano investimenti è stato inserito nel piano investimenti. Tranne il resto che non è stato, il resto che non è stato richiesto è rimasto soltanto nelle valutazioni della presidenza e degli assessori, è rimasto nelle valutazioni, perché per poter fare delle richieste c'è bisogno comunque di attuare una procedura molto complessa per legge data dal codice degli appalti, quindi di valutazione preliminare, quindi di fare i progetti di fattibilità economica preventivi e quindi inserirli. Poiché non c'era il tempo tecnico e non avevamo materialmente la possibilità di fare tanti progetti, non esiste una richiesta non adempiuta a Campidoglio. Quello che abbiamo chiesto, quello è stato dato nel 2021, eccetto che per la via di Zibordi, per la quale avevamo chiesto lo spostamento dal 2020 al 2021. E quindi manca il 2021. Nel 2021 manca lo stradello di via Zibordi per il valore di 250.000, compreso il contributo IPE. IPE significa progettazione, contributo di progettazione esterna. Quindi, consigliera Tallarico, le due risposte a cui lei aveva chiesto in commissione ieri le abbiamo al momento smarcate. Io passo poi, la lettera se la ritrovo in posta, se la commissione vuole la posso anche caricare qui, Assessore, mi perdoni, io sto controllando, ma Presidente, mi scusi, io dovevo continuare a relazionare. Se lei mi dice che posso interloquire con la consigliera Tallarico e quindi fermare tutti i lavori, io mi fermo e interloquisco con la consigliera Tallarico nel tempo che lei mi dà a disposizione. Considerato che dobbiamo controllare l'allegato A, la delibera, io le faccio notare che dobbiamo considerare l'allegato A e la delibera. Quindi mi dica lei come devo. Scusi, consigliera Alessandra, scusami, per ordine e metodo preferirei far capo al presidente, che è il moderatore della commissione. Vediamo un attimo come dobbiamo strutturare. Presidente? Eccoci, assessore. Mi ha sentito cosa le ho chiesto? Purtroppo l'ultima parte. Scusate, io colgo l'attimo per capire dove sono i file, perché non riesco a trovarli sul team. Grazie. Questo risponde Carmen dopo. Allora, Presidente, allora le stavo chiedendo, io ho lei mi ha detto di fare la relazione e di andare avanti e di battere i tempi. Allora, siccome abbiamo da controllare l'allegato A, che è diverse pagine.
Esatto. Io devo relazionarvi su tutto il bilancio del municipio, non solo su un aspetto, quindi sui lavori pubblici, vi devo relazionare su una serie di cose. Quindi c'è un lavoro, ci sono le vostre domande su tutto il bilancio. Siccome la consigliera Dall'Arrigo, io le ho letto le risposte a cui abbiamo lavorato io, la giunta e la consigliera e la collega Maiolati, c'è una risposta formale, un'altra l'abbiamo verbalizzata. Io le chiedo il metodo, devo interloquire, devo fermare i lavori della commissione e continuare a interloquire con la consigliera Dall'Arrigo, o facciamo con Alessandro una breve replica e poi andiamo avanti? Allora, io direi, lei ha risposto dalla sua parte alla consigliera Dall'Arrigo leggendo quella nota. Io direi procediamo con l'affrontare insomma tutto il discorso dell'allegato anche A che dovrebbe essere arrivato e nel frattempo se c'è qualche domanda da parte di qualche consigliere inerente effettivamente all'argomento al tema che si sta trattando nello specifico può intervenire e eventualmente presentare alcune osservazioni e se vuole lei rispondere. Dopodiché quando lei ha terminato altrimenti facciamo intervenire i consiglieri che vogliono intervenire e poi valuteremo insomma da quel momento come procedere. Ok, quindi volevo comunicare agli altri che i file sono caricati nella cartella bilancio, nella... per il consiglio bilancio. Esatto. Quindi adesso passo alla relazione sul bilancio complessivo. Allora, io direi... Che dici, Presidente? Sì, per me va benissimo. Carmen, c'era Manuel Gagliardi che aveva fatto una domanda, hai risposto, scusami. Sì, ho risposto, Assessore. Se ha problemi, consigliere Gagliardi... Avanti. Hai preso i file, Manuel? Ma va bene, avrà sentito. Allora, il bilancio, parliamo di tutto il bilancio. Questo bilancio ha una criticità particolare. Il nostro bilancio municipale, ma anche quello comunale, ma anche quello dello Stato, hanno una criticità. Sono stati formulati in un periodo molto particolare, in periodo di pandemia. Sembrerebbe una frase scontata, ma non è poi così scontato. Nella pandemia, che cosa provoca la pandemia rispetto ai numeri, rispetto a quello che ci saremmo aspettati? Provoca che si è fermata tutta la macchina produttiva, quindi si sono fermate si è fermato il PIL, è aumentato l'indebitamento e i bilanci delle amministrazioni e anche i bilanci delle aziende, ovviamente, come tutte le persone, hanno una grossa sofferenza. Quindi la particolarità del nostro bilancio è questa. Vi prego di tener presente questa cosa, lo dico a tutti i consiglieri, perché per chi magari non ha, magari c'è gente che non ha fatto mente locale, ma la cosa più difficile è proprio quella di contestualizzare l'ambito in cui operiamo in un ambito in cui le entrate sono crollate, il sistema produttivo è fermo e mancano delle entrate. Nonostante ciò, però, Roma Capitale ha espresso un bilancio in pareggio perché la legge non prevede l'espressione di un bilancio in disavanzo, non sarebbe possibile approvarlo, e quindi conseguentemente sui municipi abbiamo delle poste che non sono state coperte rispetto a quanto veniva richiesto e così come era stato fatto per gli anni precedenti. Quindi, passando alla disamina dei numeri, devo complessivamente descrivere che il nostro bilancio complessivamente ha in valori nominali riporta numeri pari alla partenza del bilancio, al progetto di bilancio, pari se non superiori al progetto di bilancio approvato nell'anno scorso. Quindi rispetto, partendo in un periodo di pandemia dove le entrate sono crollate,
nonostante ciò abbiamo dei numeri che nominalmente possono apparire superiori. Il primo numero che faccio notare è quello sugli investimenti. Gli investimenti per il 2021, come mi era stato anche chiesto, riporta un numero complessivo di 17 milioni, che non è cosa che era un numero abbastanza importante, anzi ampio, perché negli anni i nostri bilanci fino all'anno scorso eravamo arrivati a 26 milioni di investimenti e quest'anno chiudiamo con 17, quindi arriveremo complessivamente a 43 milioni. Se consideriamo non i 5 anni pregressi ai nostri, ma anche i 10, a quanto posso aver ricostruito, gli investimenti erano stati fatti, in alcuni casi anche saltando più procedure, perché fatti in somma emergenza, erano intorno al 10-15% di quello che noi riportiamo oggi. Quindi complessivamente, analizzando i numeri degli investimenti, sicuramente ci muoviamo in ambiti molto ampi, quindi un bilancio molto favorevole anche quest'anno. Per gran parte di questi investimenti si ricorre al finanziamento con indebitamento presso con mutuo e altra parte si ricorre al finanziamento per l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti. Invece, e dei 17 milioni, la distribuzione, purtroppo, la distribuzione molte volte può apparire sbilanciata in alcuni punti. Posso dire a favore dei lavori pubblici che, essendo la situazione da recuperare molto, molto svantaggiata dall'anno 2016 in cui ci siamo avviati, ed essendo il municipio molto ampio, anche i 43 milioni che abbiamo messo sul piatto della bilancia non sono bastati, non bastano, ne occorrerebbero a mio avviso ad occhio e croce altri 150 milioni di euro per poter ripristinare in maniera decente e decorosa l'ampio territorio che abbiamo, e parlo del patrimonio edilizio, patrimonio di strade, e non parlo assolutamente del verde, perché il nostro bilancio le nostre deleghe non sono per investire sul verde. Quindi complessivamente il bilancio degli investimenti si muove in un buon ambito. Per quanto riguarda invece nell'ambito delle singole direzioni tecniche, come è stato già detto due volte dalla collega Fiorella Caminiti e dagli uffici, dalla direzione socioeducativa, il bilancio della direzione socioeducativa anche lì nominalmente non rileva numeri molto distanti da quelli approvati l'anno scorso. I numeri approvati quest'anno sono intorno ai 14 milioni, come quelli dell'anno scorso. Ovviamente il bilancio poi è stato, dall'anno scorso e nel corso dell'anno, è stato poi variato con delle variazioni e con l'assestamento di luglio, e sono state incrementate le poste che erano più critiche, come l'assistenza indiretta, come il SAIS. Oppure rimodulazioni fatte all'interno di capitoli di bilancio che non sono stati usati. E così quest'anno si parte dallo stesso bilancio più o meno dell'anno scorso. Ci sono delle poste di bilancio che vanno integrate, le abbiamo chieste nell'allegato A per la parte della spesa corrente, e poi ci sono anche delle poste che vanno integrate a metà dell'anno e altre poste che andranno integrate probabilmente, verranno sicuramente integrate con la prima manovra, se non all'approvazione di questo bilancio, urgentemente. Queste le rivedremo poi nell'allegato A. Per quanto riguarda invece l'altra parte più importante, la direzione tecnica, qui abbiamo delle carenze sui capitoli delle manutenzioni stradali e manutenzione degli uffici. Anche qui sono state richieste dei soldi in più rispetto, degli stanziamenti in più rispetto a quello che avevamo, a quello che è al progetto di bilancio che è stato dato, circa 2 milioni e mezzo in più per quanto riguarda la parte della direzione tecnica. Poi nell'allegato A, che vedrete successivamente,
Per quanto riguarda poi la direzione societativa, non sono state chiesti gli scorrimenti delle liste d'attesa, ma sono stati rappresentati nell'allegato A nella parte, in una sezione a parte, come è stato inserito anche il piano sociale per un valore di 790.000 euro. Così come per i fondi della cultura sono state chieste delle piccole integrazioni, nonostante siano stati comunque finanziati quasi per gli stessi importi dell'anno precedente. Quindi complessivamente, e rispetto alle entrate degli anni precedenti, il nostro bilancio, il bilancio municipale, non rileva grosse criticità. Ovviamente le entrate che ricadono nel nostro piano operativo non rimangono sul nostro territorio, perché il bilancio dei municipi è fatto in maniera solidale da Roma Capitale, quindi tutte le entrate convergono verso il centro, quindi verso Roma Capitale, e poi Roma Capitale li redistribuisce in base ai cittadini, in base al costo storico, in base ad altri criteri come popolazione o estensione. Quindi complessivamente questo bilancio, a mio avviso, analizzando i numeri, stando attenti ovviamente con le premesse che poi appena ci saranno i preconsuntivi o il rendiconto, verranno man mano rimpinguate le voci che attualmente abbiamo rilevato carente, è un bilancio che può funzionare per gli aspetti che vi ho detto. Io ho terminato la mia relazione, Presidente, se ci sei, io... Poi, se non ci sono, fate le vostre considerazioni, eventualmente poi passiamo all'analisi dell'allegato A. Grazie, Assessore. Sì, a questo punto effettivamente chiederei ai consiglieri se ci sono delle osservazioni, delle domande che vogliono porre all'assessore agli uffici, altrimenti passiamo all'allegato A. Quindi, se qualcuno vuole intervenire. Presidente, io vedo... personalmente mi ritengo di intervenire alla fine, anche analizzato l'allegato. Grazie. Sì. Grazie, consigliere Gagliardi. Quindi, assessore, direi che possiamo proseguire con l'allegato A. A questo punto lo analizziamo e dopo... Allora, che... sull'allegato A io chiedo di... Partirei dal titolo primo, poi per arrivare sì. Al titolo secondo, se ci sono... Allora, siccome l'allegato A è un lavoro condotto con gli uffici, io chiedo la collaborazione della dottoressa Giovinazzo, che qui rappresenta la parte degli uffici relativa al bilancio. Io lo apro e lo guardiamo insieme, lo leggiamo insieme. Lo avete? Perdonatemi, io continuo a dirvi che non vedo né la lettera alla quale ha fatto riferimento l'assessore per capire che cosa ha detto, visto che ha detto che è stata indirizzata a me, non riesco a vederla. Allora, consigliera, gliela metto adesso. Assessore, lei deve essere rispettoso, io e lei, quando esercitiamo la funzione istituzionale... All'interno della chat, consigliera, io non so se il Presidente ha dato la parola. Come ogni volta che parlo mi viene messa la parola dell'assessore sopra, prima mi è stata tolta, adesso non mi viene neanche concessa, ma mi aveva dato la possibilità di intervenire. Allora, il Presidente la parola, lei... che se la prende da sola. Consigliere Dall'Arrico, senza Presidente, però ha chiesto se c'erano consiglieri che dovevano dire qualcosa, quindi la consigliere Dall'Arrico interviene, scusate, ma un po' di educazione, forza, favore, no? Favore. No, ma lei ha detto ai consiglieri di poter se c'erano domande, sta però, una domanda, ma la può fare, ma che è qua? Ma che è Mosca degli anni 80? Ma silenzio un po', per favore, vada consigliere Dall'Arrico, non se ne curi. Ma vi dovete vergognare di trattarmi in questo modo, altro che democrazia. Una richiesta, consigliera Dall'Arrico, per favore. Questa è diventata una barzelletta, una cosa che parlo io, qualcuno deve parlare sopra. Consigliere Dall'Arrico, allora, Presidente, può fare intervenire per due minuti, consigliere Dall'Arrico, per favore. Non parlo più, quello che vi devo dire ve lo scrivo e vi assumete la responsabilità. Metta verbale che non mi ha fatto parlare. Consigliere Dall'Arrico, per favore, un secondino. Allora, come avevo detto prima, ho chiesto ai consiglieri se qualcuno voleva intervenire. Ricordiamoci che siamo su Teams, c'è sempre un minimo ritardo tra smutarsi e cose varie. Quindi, la consigliera Dall'Arrico per il momento stava
facendo una sua piccola valutazione. Lasciamola intervenire, assessore, tutti quanti per favore, manteniamo sempre un determinato contegno, tutti possiamo intervenire cercando di rispettarci tutti e di rimanere cortesemente sul tema. Se poi la consigliera Dall'Arrigo o chi per lei, insomma, non ha ricevuto le dovute risposte, si mette a verbale la sua dichiarazione e si va avanti. Se qualcuno vuole rispondere, interviene, ma sempre cercando di restare sul tema e avere dei modi, diciamo, consoni al ruolo che si ricopre. Quindi, consigliere Dall'Arrigo, perfetto, termini il suo intervento, dopodiché, se l'assessore vuole replicare rapidamente, bene, altrimenti procediamo e andiamo avanti sull'allegato A. Grazie. Ma guardate, qua stiamo a fare solo polemiche, stiamo perdendo tempo e l'obiettivo evidentemente mi sta incominciando a far venire dei dubbi. Io ho detto e chiedevo ancora una volta che non ho visto né la nota che ha citato, peraltro indirizzata a me, quindi io dovrei trovarla, non la trovo da nessuna parte, quella che l'assessore ha detto nominando a me, quindi io sono parte in causa e ho diritto di avere notizie. Sono le 9:50. Questa è la prima questione. La seconda questione, io ancora non vedo l'allegato, quindi io vi sto informando che vi ascolto in religioso silenzio e siccome non l'ho neanche ricevuto in bozza nella precedente volta, non so a chi competeva la trasmissione, ma io non l'ho ricevuto, io non so voi di che cosa state parlando, mettete a verbale questo, io non vi interrompo e come hanno detto gli altri consiglieri, a questo punto io quello che vi dirò a fine commissione, ve l'ho detto, ve lo scrivo, in modo tale che Carmine neanche perde tempo a scrivere, perché il mio intervento a questo punto già si sta delineando dove va a parare, perché non mi fate capire, stiamo parlando di numeri, fatevi capire, la filosofia del bilancio la facciamo in un'altra sede, abbiate pazienza, io vi sto chiedendo di guardare i numeri. Scusi se la interrompo, io l'ho inviato anche tramite me, l'allegato. Lo trovo adesso. Grazie, sulla Carmine, ho letto la chat, spero, che non l'aveva ricevuto. Spero che ora abbia contezza alla fine del documento. Per quanto riguarda la nota, sinceramente, se l'ha letta l'assessore, da qualche parte deve essere, non ho contezza di dove possa essere questa nota, quindi o dovrà arrivare tramite protocollo, non lo so. Su questo non so che dirle. Allora, procediamo, assessore, cortesemente, su questa analisi dell'allegato A. Allora, la nota della consigliera Dall'Arrigo, inviata dalla mia collega, sta sulla chat. La vedete, Alessandro, la vedi? Non la vedi, Alessandra? Aspetta che te la mando. Se al computer, a quale mail te la mando? Eh no, perché ci sta, la vedete voi consiglieri? Qualcuno mi risponda. Allora, assessore, l'ha caricata sempre tra i file? Adesso l'ho caricata, Carmen. Oh, non vedete nulla. Allora, facciamo così, io adesso la giro, mi fermo un attimo, la giro. Alessandra, su quale mail, quella istituzionale o anche l'altra? Chiediamo al presidente se mi dà la parola, se no non rispondo. No, ma la lettera, hai detto che vuoi la lettera, Alessandra, ti sto dicendo quella, vuoi la lettera, te la sto mandando. Quale mail te la mando? Carmen Giglio, la mando alla commissione, al presidente, ditemi voi. La lettera sta qua. Se lei me la manda, io la provo ad allegare, vediamo se magari la riescono a vedere. Allora, Alessandra Dall'Arrigo, Giglio, Filippo, chi la vuole la lettera alla consigliera? Ecco qua, al presidente della commissione. Alla consigliera Dall'Arrigo, a Carmen Giglio, eccola qua. L'ho caricata e l'ho mandata anche via mail. Adesso vediamo un attimo. Ovviamente le note formali devono essere formalmente. Scusate, consiglieri, nessuno di voi vede la nota che ho caricato sulla chat della commissione? Assessore, io non vedo né la nota né l'allegato A. Allora, l'allegato A io l'ho caricato, però vedo non lo che vedo. Lo sai che cosa c'è? C'è un simbolo come se stesse ancora caricando, cioè come non dà l'effettivo. Secondo me per quello. La vedete adesso? Scusate, la vedete? Ho fatto refresh nella chat.
potenti mezzi della tecnologia, mi dispiace. Comunque l'ha mandato adesso. Adesso si vede nella chat. Ok, l'allegato A, mandatela, possiamo dare l'allegato A a tutti, Carmen, così lavoriamo certo. Tutti insieme. Mi sembra giusto quello che ha detto sia Alessandra che Maurizio, dovete avere, devono avere tutti quanti le carte. Quando hanno tutti le carte partiamo. Magari mandiamolo via mail. A questo mail punto, ok, perfetto. Adesso provvedo con la mail. Carte. Quando Alessandra e gli altri dicono che va bene, partiamo, perché mi sembra corretto quello che è stato osservato. Lo mando a tutti i consiglieri, vediamo. Ovviamente, non distingo quelli della commissione quinta, giusto? No, non c'è bisogno. E se nel frattempo vogliamo cominciare, intanto assessore, così tempo che arriva la mail anche gli altri consiglieri lo aprono e possiamo iniziare, cioè iniziamo già a parlare. Presidente, se, giusto, scusami, se hanno lamentato che vogliono parlare, vedere l'allegato A, se poi comincio... Tempo che lei parla, che inizia a parlare... Insomma, e che devo parlare? Partiamo dalla prima riga. Per me è ok, è arrivato tutto. Chi è? Non ho sentito. Riccardo Gracetta. Buongiorno Riccardo, va bene. Allora Riccardo va bene. A posto, siamo a posto. Io ho ricevuto la mail di Carmen e la ringrazio, mentre invece caricati con data 2021 sulla piattaforma non riesco a vedere nulla. Spero che nel frattempo questa cosa si sistemi, ma l'allegato per lavorare io ce l'ho, grazie. Okay. La mail dell'assessore non ti è arrivata, Alessandra, la mail dell'assessore non ti è arrivata. La rinoltro. Ecco, ho iniziato anche io, assessore, la mail. Quella là della nota, quella nota dell'assessore della Maionati, sì. Okay, che è anche al protocollo, solo che io non riesco ad aprire l'allegato, quindi non ho potuto allegarla, però sto provvedendo a inoltrare quella che ha inviato lei. Ok, allora possiamo procedere. Sì. Grazie assessore. Alle 9.53 ho ricevuto la nota alla quale ha fatto stamattina riferimento l'assessore. Non ne conosco il contenuto, ma informo la commissione che ho ricevuto i documenti che avete citato. Grazie. Perfetto, siamo tutti quindi abili e arruolati. Prego assessore, cominciamo questa analisi dell'allegato A, grazie. Allora, l'allegato A che è composto da più sezioni, ha una parte corrente, poi ha una proposta perché riguarda il piano sociale, poi ha una proposta che riguarda la rimodulazione delle spese correnti, che è l'allegato 4, l'allegato 5 che riguarda la proposta di variazione del titolo primo, quindi fondi aggiuntivi, poi c'è l'allegato A6 che riguarda le rimodulazioni tra i capitoli di spesa del titolo secondo, poi c'è le incongruenze segnalate dagli uffici per la quota parte che ricade indirettamente sul municipio, quindi gestita dal dipartimento, e basta. Quindi io adesso passo a leggere il primo prospetto che riguarda l'allegato A1 e quindi proposte di spese correnti e ordinarie. Quindi parto dal foglio 1, bloccatemi se non sono chiaro, così mi fermo, eventualmente qualcuno dovesse perdere il punto, ci riagganciamo a quel punto. Qualcuno ha parlato? Sì, no, ero io che dicevo partiamo dal titolo primo. Eh sì, partiamo dalla pagina 1 e quindi dal titolo 1. Quindi per la direzione socioeducativa, la prima variazione che andiamo a incontrare la variazione sui contributi per l'assistenza domiciliare indiretta a favore di persone con disabilità.
Quindi complessivamente chiediamo 542.000 euro 401. Carmen, se devi relazionare tutte le cifre, puoi fare riferimento direttamente all'allegato A che diventa... Esattamente, assessore. È inutile che prendi appunto su... Esatto. Ho scritto così che c'è una disamina appunto dell'allegato A. Perfetto. Okay. Scusi, assessore. Maurizio, vai, dimmi. No, prima di che entra poi nel vivo, quindi non la voglio interrompere durante la esposizione che sarà interessantissima, quindi però vedo subito che c'è un errore sicuramente nell'allegato A5 sulle variazioni proposte, in particolare sul finanziamento delle opere, sul piano degli investimenti, e non è chiarita la fonte di finanziamento. Io credo che lì vada aggiunto, sono sicuro che è un errore di svista, diciamo, con accensione di mutuo. Maurizio, allora va bene che hai fatto la nota, io adesso noi la leggiamo, poi ove mai i gruppi o i consiglieri ritenessero di dover fare degli inserimenti, verifichiamo con gli uffici e facciamo la modifica. No, al di là di quello non credo sia un problema di inserimento, credo che sia proprio un errore di battitura, ci pensi bene. Può darsi, adesso vediamo, possiamo anche, secondo me va bene, è corretto quello che dici, però io voglio verificare, adesso gli uffici stanno qua, secondo me si può inserire, però potrebbe anche essere la fonte di avanzo di amministrazione, che è ancora meglio. Noi potremmo mettere tecnicamente o avanzo di amministrazione o mutuo, secondo me, però lo vediamo quando ci arriviamo, va bene? Maurizio, va bene? Va bene, va bene. Quando ci arriviamo chiariamo questo... E poi decidiamo che cosa scrivere. Va bene. Allora, per la socio-educativa, quindi ho letto la prima cifra. Poi, contributo all'assistenza indiretta 111.519 per la... sempre parliamo della domiciliare indiretta, quindi altri 111.000. Questo capitolo qua dovrà essere... questo capitolo qua deve essere finanziato, come c'è scritto, a partire tra gennaio e febbraio, quindi a fine tra gennaio e febbraio. Poi ci sono 77.660 che riguarda l'assistenza SAISH, sempre domiciliare, per la domiciliare. Poi abbiamo 152.000 euro per le rette per gli affido ai minori, per i decreti delle autorità giudiziarie. Poi abbiamo... siamo sempre nell'ambito della socioeducativa, servizi per il contrasto alla povertà 50.760. Questa voce qua complessivamente era composta da fondi liberi e fondi vincolati, qui l'abbiamo messa nella voce dei fondi liberi. Poi abbiamo il progetto Ciao Mamma Vado a Vivere da Solo, 216.000, 2.000 euro per assicurazione, per assicurazioni per i funzionari, 2.000 euro per stipulare la polizza assicurativa, 20.000 per manifestazioni culturali, come dicevo e come ha fatto notare anche la mia collega Carmen Lalli, l'assessore alla scuola e alla cultura. La voce è già stata finanziata ed è stato chiesto ulteriormente, sono stati chiesti altri 20.000 euro. Poi abbiamo attività per i ragazzi estivi, già sono stati finanziati 9.000 euro e ne richiediamo altri 20.000. Poi noleggio impianti e macchine, qua abbiamo chiesto 20.000 euro e quindi poi ci sono 380.000 euro da inserire per la somma per l'accordo quadro per la manutenzione biennale, per la manutenzione del verde. Qui questa è una voce carente per arrivare fino a 600.000 euro. Poi abbiamo 50.000 euro per le manutenzioni e riparazioni dell'edilizia per interventi per i mercati rionali, la voce NMR. Poi altri 30.000 euro per l'edilizia, edifici scolastici ed extrascolastici, poi 150.000 euro sempre per l'edilizia, per manutenzione ordinaria, poi 30.000 euro per edifici extrascolastici, 30.000 euro, poi 200.000 sempre per gli edifici, quindi ripartite per le singole elementari, medie e materne, altri 200.000 per la voce sempre di edilizia,
Poi passo alla pagina 3, sto passando per chi mi sta seguendo sul prospetto. Manutenzione ordinaria degli edifici, manutenzione ordinaria scolastica ed extrascolastica 260.000. Queste voci sono per portare le voci di bilancio o al consuntivo, all'assestato di quest'anno, o a qualcosa in più rispetto a quello dell'assestato. Poi ci sono 63.000 euro per la disinfestazione e derattizzazione. Poi ci sono 40.000 euro, questa è una posta tecnica di rimborsi per somme non dovute in più da rimborsare agli utenti. Poi c'è la voce, diciamo una delle voci più carenti, per circa 500.000 euro, qui chiediamo 1 milione, una parte 1.053.000 euro, ce ne hanno finanziate complessivamente solo 650.000 euro, quindi abbiamo una carenza complessivamente nella voce tecnica manutenzione stradale di circa 400.000 euro. Poi abbiamo manutenzione dei collettori 76.000 euro, questa voce va finanziata interamente. Poi incarichi professionali esterni 6.899, poi ci sono piccole cifre 253 euro, 293 per accessori per gli uffici e per gli alloggi, poi 3.000 euro per l'acquisto di cassetti di pronto soccorso e quindi materiale sanitario, poi manutenzione per gli arredi 8.233 e passo alla pagina 4. Mi fermo eventualmente, mi state seguendo? Cioè, sono chiaro? Avete delle cose da chiedere su quello che ho già letto? Siccome sto leggendo una lista. Chiarissimo. Di... Maurizio, va bene, non so se gli altri possono. Per me è chiaro. Sono numeri, quindi non credo ci siano tante cose difficili da comprendere. Okay. Poi penso che possiamo andare tranquillamente avanti. Sì. Dopodiché credo ci sia un'opportuna valutazione e confronto generale. Grazie. Allora, 4.000 euro per la manutenzione di impianti tecnologici, poi 3.000 euro servizi di copisteria, adesso abbiamo cambiato direzione e parliamo della direzione apicale. 4.000 euro smaltimento materiale di risulta, questi sono tutti soldi in più che chiediamo, servizi per la segnaletica informativa 15.000 euro, 4.000 euro per... accessi per alloggi, materiale informatico 1.000 euro, noleggio di impianti e macchinari 8.000 euro, poi 20.000 accessori per alloggi, 2.004 per materiale didattico, 21.000 euro per materiale didattico, per acquisti giochi didattici, 867 euro per materiale di pulizia, 3.000 euro per prodotti farmaceutici, questi nell'ambito dell'NSM, quindi poi nel NAN 3.247, poi passo alla pagina 5 e qui anche qui abbiamo una serie di piccole voci, 3.000 euro per materiali informatici, spese per le riscossioni 1.500 euro, spese esattoriali 500 euro, servizi in favore delle donne 20.000, rimborsi di parte corrente e famiglie 98 euro, rimborsi di parte corrente 5.000 euro, rimborsi ai cittadini per non dovuti per istituzione cosa. Poi il totale della cifra da richiedere sul titolo primo in più è 3.931.604, quindi circa 1 milione per la direzione, socio-educativa e circa 2 milioni e mezzo per la direzione tecnica e il rimanente per la direzione apicale. Per gli altri anni si replicano più o meno gli stessi importi. Diciamo come annotazione c'è da tenere presente che il bilancio che chiediamo è fatto su base pluriennale, triennale, previsto dalla legge. Poi passiamo alle spese correnti aggiuntive all'allegato 2. Queste sono eventuali richieste per lo scorrimento delle liste d'attesa. Queste voci che già abbiamo visto singolarmente all'interno della Commissione Politiche Sociali recitano 693.944.
Poi passo alla pagina successiva, quindi i progetti del piano sociale, anche qui ci sono aggregati in tre macro voci che riportano un totale di 765.000 euro. Come queste sono state viste una per una all'interno della commissione competente. Poi passo all'allegato A4, le rimodulazioni della spesa a saldo zero, quindi 38.000 euro che sono allocate su un centro di responsabilità devono essere allocate da NDP a NSM. Poi abbiamo altri 3.000 euro per manifestazioni sportive da spostare per i trasferimenti a sostegno delle famiglie, per le borse di studio, come ha già riferito, relazionato alla mia collega Carmen Lalli nella commissione competente. Poi l'allegato A5, richiesta queste richieste di maggiori fondi per il titolo secondo della spesa. E quindi passo a leggere. Quindi variazione della chiede 15.000 euro per mobili ed arredi, incarichi professionali 28.000 euro, poi realizzazione della via Ziborri 221.915, questa è una voce che era stata già finanziata nel 2020, avevamo chiesto di spostarla nel 2021, ma tecnicamente è rimasta incagliata perché finanziata con avanzo di amministrazione, ora chiediamo di rifinanziarla nel 2021. Poi messa a norma nel centro del Samorante, e qua Maurizio chiedevi, e qua chiedevamo di specificare la fonte, giusto? Cuoci? Qui bisogna specificare la fonte. Scusatemi che per mutare, no, c'è tutta una serie dove non sì, è sì, da qua in poi e quello causa una irricevibilità, per cui a mio avviso va indicata la fonte o nell'accensione di mutuo, anzi sicuramente nell'accensione di mutuo, perché non conoscendo a questo stato noi diciamo gli avanzi di cassa, se siano stati già tutti utilizzati per altre opere, non ho il saldo di Roma Capitale fatto su tutti i non momenti. Non c'è ancora. Appunto, non sono in grado di saperlo. Io se posso consigliare la commissione, metterei avanzo di amministrazione / mutui. Perfetto, concordo. Una delle due, entrambe le voci. No, tutti e due metterei. Sì, sì, entrambe, ho detto entrambe. Perfetto, allora per me va bene. Chiedo scusa, Presidente, se posso su questo argomento. Chi è? Crescenzi. Prego, secondo me se il Presidente ti dà la parola. Grazie, Presidente. Prego. Volevo inserirmi in questa questione qui per insomma poter dare anche il mio contributo. Io non credo che noi siamo titolati in realtà a definire anche in via meramente ipotetica le fonti di finanziamento. Mi spiego in questo caso nell'allegato A, perché queste sono ulteriori richieste rispetto a quelle che ci sono già state accordate dal Campidoglio. Pertanto sarà poi la Ragioneria Generale, qualora dovesse accordare queste nuove ulteriori richieste, a definire la fonte di finanziamento, ma farlo noi ex ante non abbiamo proprio la titolarità di definirlo. Cioè, queste sono le nostre ulteriori richieste per il piano investimenti. Se ce le accettate, ci definirete poi voi, mi riferisco in questo caso alla Ragioneria Generale, da dove prenderete i fondi, anche perché nell'accettarlo è tutto subordinato agli spazi appunto che abbiamo di finanza. E quindi intendo dire o avanzi d'amministrazione che vengono accordati dal MEF o accensione di mutui o altro, insomma alienazione di immobili. Ma queste, ripeto, sono cose che definisce poi la Ragioneria Generale. No? Ribadisco, non credo che fare questo esercizio a livello municipale sia produttivo in qualche misura. Cioè, al più ci ignorano quello che abbiamo scritto, nel senso, dicono, vabbè, mo qui avete indicato questa fonte di finanziamento, non vi competeva, la mettiamo noi, quella corretta. Non credo però cambi qualcosa, cioè credo che sia un po' un esercizio inutile che lo mettiamo noi. Allora,
Allora, però siccome Cosi, su questo Presidente abbiamo gli uffici presenti, sì, esatto, perché il consigliere Cosi invece sosteneva l'esatto opposto, che secondo lui poteva essere ricevibile una proposta del genere. Il consigliere Crescenzi invece sostiene che non compete al municipio inserire la fonte di finanziamento, e visto che c'è l'assessore, che sono persone più tecniche, gli uffici, magari potremmo chiedere loro un parere e eventualmente andare a correggere o meno quello che era stato prodotto. L'assessore che è espresso dicendo sì, possiamo mettere addirittura in campo. Allora io do un concetto più ampio. Insomma, Presidente, se me lo fai esprimere, do un concetto più ampio. Certo. Allora, è corretto sia come dice il consigliere Crescenzi che come dice il consigliere Cuoci. Come sta scritto, lascia aperto a qualsiasi tipo di fonte di finanziamento, quindi battezzare da ora un tipo di fonte di finanziamento è limitativa, perché eventualmente se ci dovesse essere un altro tipo di fonte, un avanzo di amministrazione o un'alienazione di beni oppure opere derivanti da altre fonti che possono essere pronte, sarebbe castrante, perché avremmo deciso solo una parte del tutto. Quindi, a mio avviso, come abbiamo fatto pervenire in commissione, può essere ampio e quindi corretto. Noi possiamo decidere eventualmente che cosa mettere, però è limitativo. Io sentirei anche gli uffici. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Il motivo per il quale è stato indicato così da definirsi in base alla fonte di finanziamento è proprio per questo aspetto tecnico, perché noi individuiamo una fonte di finanziamento, a quel punto andiamo ad individuare non solo il capitolo ma anche l'articolo di spesa ben definito, per cui se il mutuo che Roma Capitale può contrarre è già al massimo livello, dicendo che noi vogliamo finanziare quell'opera con il mutuo, automaticamente vorrebbe dire l'impossibilità di accogliere quella richiesta. Fermo restando che è vero, diciamo, l'appunto che faceva il consigliere Cuoci sul fatto di dire non vorrei che poi la nostra maggiore richiesta non fosse accolta. Ora, se fosse espressa in termini proprio di emendamento, sì, perché quando presentiamo un emendamento tecnicamente dobbiamo inserire in modo proprio nel dettaglio la risorsa che va a finanziare quell'opera, comunque quella maggiore richiesta. In questo caso noi non ci stiamo esprimendo con degli emendamenti che vengono presentati, ma stiamo proprio rappresentando delle criticità, così come è stato per tutte le altre criticità, perché anche per il titolo primo non abbiamo espresso la fonte di finanziamento che andrebbe a finanziare le nostre maggiori richieste. Lasciamo al Campidoglio la scelta di individuare quale possa essere la fonte di finanziamento che va poi a coprire queste nostre criticità, comunque segnalate anche in modo puntuale, se vogliamo. Quindi il motivo per il quale anche nell'allegato 5 abbiamo lasciato aperto l'articolo, non l'abbiamo definito, quindi anche il vincolo non è stato definito, è per questo. Se vogliamo definirlo e quindi mettere avanzo di amministrazione / mutuo e ancora anche avanzo da mutuo, si può fare, ma andiamo ad individuare degli articoli di spesa ben precisi. Quindi io anche il campo articolo lo dovrò modificare inserendo dei numerini ben precisi, e loro andranno a dove prendessero in considerazione l'ipotesi di andarci a finanziare quell'opera, la faranno proprio nell'ambito di quel determinato capitolo e articolo. Ecco, era solo questo l'appunto tecnico, però insomma come decidete noi siamo l'allegato, non è un problema. Sì, grazie. Posso? Dottoressa Giovinazzo, un attimo consigliere Cuoci. Sì, è stata chiara, quindi abbiamo compreso bene che volendo si può fare in entrambe le modalità. Sicuramente è un giudizio personale, sicuramente la possibilità di lasciarlo aperto a tutti i tipi, le tipologie di finanziamento potrebbe essere un vantaggio. Una considerazione personale può essere il fatto che vista anche le condizioni, insomma, che viviamo e che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto soprattutto nel 2020 e probabilmente nel 2021, viste le condizioni, insomma, a cui si trovano anche le casse di Roma Capitale, sicuramente alcune fonti di finanziamento le vedo molto difficili, quindi secondo me dobbiamo semplicemente valutare a questo punto noi cosa a livello politico cosa andare a inserire. Se vogliamo lasciarle così, le lasciamo così. Io
ho dei dubbi a lasciare così in bianco. Sarei, è vero che è un pochino più restrittivo, però potrebbe essere un pochino più certo e sicuro dal mio punto di vista. Quindi lascio anche la parola agli altri consiglieri e magari ecco al consigliere Cuoci, proprio lui che aveva sottolineato questo aspetto, e poi decideremo come commissione a questo punto, come consiglieri, cosa andare a inserire, se modificarlo o meno. Grazie, prego consigliere Cuoci. Sì, allora le fonti di finanziamento del Comune di Roma, non, come tutti noi sappiamo, non sono infinite, nel senso che sono alienazione di beni, sono gli avanzi e i mutui per quanto riguarda appunto la realizzazione di opere sul piano degli investimenti. Ciò premesso, la mia esperienza personale mi porta ad escludere una fonte di finanziamento al 100%, che è l'alienazione beni. Quando si scrive alienazione beni significa che il Comune di Roma non vuole realizzare quella precisa opera, perché non si capisce, cioè il Comune di Roma, quello che è riuscito a vendere nel corso degli ultimi 30 anni, è veramente tra lo zero e i numeri negativi. Quindi le uniche altre due fonti che rimangono sono quelle lì elencate, insomma, anche dall'assessore, che comunque indicherei. Scusate, ma mi era squillato il cellulare. Dicevo che comunque le indicherei, al limite ce le casseranno, al limite ce le sceglieranno loro, ma tra non indicare nulla, indicarle, io credo che il non indicarle ci possa portare ad una irricevibilità. È chiaro che se invece il parallelo lo facciamo con la spesa corrente, immagino che la spesa corrente sulle maggiori richieste, come mi insegna la dottoressa Giovinazzo, che è molto più brava di me, senza ombra di dubbio, quelli vanno trovati sui fondi, nella rimodulazione dei fondi che riguardano le entrate del Comune di Roma. Quindi stiamo parlando di un'altra tipologia di fondo, evidentemente, cioè per alimentare la spesa corrente, immagino che non si vada ad accendere un mutuo, ma si faccia ricorso o a trasferimenti regionali o a trasferimenti nazionali o a entrate proprie. E quindi è un altro tipo di finanziamento. Esatto, dall'investimento per legge è obbligato, esatto, ad essere finanziato da una spesa, da un, esatto, investimento, da un'entrata, cioè, pluriennale. Esattamente, infatti sulla spesa corrente non è indicato, fondi liberi sta proprio ad indicare quello, insomma, che va trovato nelle entrate del Comune di Roma, nella rimodulazione. Per gli investimenti io credo che la proposta dell'assessore sia corretta, cioè di indicare le due possibili fonti che sono avanzi o mutuo. Detto ciò, a mio avviso, se così non fosse, è irricevibile. Ok, su questo tema si è espresso il consigliere Cuoci, non so se si vuole esprimere anche altri, si vogliono esprimere altri consiglieri, in modo tale che... Alzo la mano, Presidente. Ah, oh, prego, consigliere Crescenzi. Sì, grazie. Beh, io insomma continuo in realtà a dissentire con l'impostazione che ha proposto il collega Cuoci. Fra l'altro mi sento anche insomma in qualche misura confortato da quanto appena dichiarato dagli uffici, quindi sinceramente mi sentirei di lasciare questa definizione. Fra l'altro, proprio andando a riprendere il discorso che stavano facendo l'assessore e il collega Cuoci, cioè appunto che per quanto riguarda la necessità di rimpinguare, passatemi il termine, il titolo primo, quindi le spese ordinarie a parità di entrate, quindi ovviamente al netto dei fondi pluriennali vincolari, sinceramente credo che l'unica strada che possa avere la ragioneria generale sia, e quindi anche eventuali emendamenti di giunta o di consiglio, siamo quelli di rimodulare le spese correnti dei dipartimenti. Proprio non vedo altre alternative, visto che ci si muove appunto al netto degli FPV. Per quanto riguarda gli investimenti, invece, anche lì, andando a vedere il quadro del bilancio presentato dalla Giunta Capitolina, abbiamo uno spazio di circa 450 milioni di nuovi mutui che possiamo contrarre, che sono completamente assorbiti dall'attuale piano triennale degli investimenti, e pertanto anche in questo caso immagino, deduco che non si potrà agire diversamente anche qui insieme alla ragioneria generale e a eventuali emendamenti che saranno fatti dalla Giunta o dall'Assemblea Capitolina,
attraverso la rimodulazione a saldo zero di altri investimenti, perché nuovi spazi di finanza non ci sono, sempre rispetto a quello che ho avuto modo di leggere. Quindi io sono assolutamente dell'idea di dover lasciare invariate le fonti così come sono state descritte nell'allegato A dei nostri uffici e dalla Giunta. Altri consiglieri che cosa ne pensano, in modo tale che così possiamo procedere su questa modifica eventuale oppure non modificarla? Io torno. Scusate, a ripetere, cioè, chi lo decide? Ripetere, consiglieri? Beh, siamo in commissione. Allora votiamo. No, secondo me, siccome è stato sollevato un dubbio, c'è qualche consigliere che la pensa in un modo, qualcuno che la pensa in un altro, gli uffici stessi, l'assessore ci hanno dato massima disponibilità, perché è solo una valutazione, diciamo, nostra, che può essere da un certo punto di vista un pochino più restrittiva, ma secondo me più diretta e più certa, visto che sono delle richieste in più che facciamo. Io sono del parere che se dobbiamo provarci, ci dobbiamo provare con tutti i sentimenti, come si dice, passatemi il termine, quindi andrei un pochino più diretto, però questa è una valutazione mia personale. Siccome ci sono altri consiglieri, come ad esempio il consigliere Scienzi, che sostiene che preferirebbe lasciare più spazio di manovra alla ragioneria per poi eventualmente, nel momento in cui ce lo accorderà, indicare lei la fonte di finanziamento, mi sento, siccome nella commissione quinta fino adesso ci siamo sempre espressi diciamo così, in democrazia a maggioranza, io sarei favorevole di inserire quello che stava dicendo anche l'assessore all'inizio sul suggerimento appunto del consigliere Cuoci, di inserire le due fonti di finanziamento che secondo noi potrebbero essere più opportune. Decidiamolo, se lo dobbiamo mettere a voti, mettiamolo a voti, se qualcuno si esprime già lo capiamo dal momento in cui si esprime, insomma, l'indirizzo della commissione. Io sono interessata. Anche io. Scusi? Io Alessandro, non ho capito. Ci abbiamo Tallarico, Cerisola, Gagliardi. Allora, scusate, mi prenoto. Tallarico, ok, Tallarico, Cerisola, Gagliardi, allora. Prego. Io sono interessata a continuare ad analizzare le modifiche che sono state proposte, perché rispetto alle questioni che avevo sollevato sia per le strade che per le scuole non riesco a capire cosa è stato inserito e cosa no. Peraltro vedo solamente una linea 2021, quindi ho bisogno ancora di studiare. Vorrei farlo con voi se possibile, grazie. Sì, consigliere Dall'Arrigo, questo va bene, però io avevo chiesto di esprimerci noi consiglieri, noi commissari, sulla questione che è stata sollevata. Dopodiché è ovvio che continueremo ad analizzare, siccome è una cosa che sta anche su altre rimodulazioni, insomma, del titolo secondo, a questo punto direi esprimiamoci. Allora, votiamola come ha detto il consigliere Cuoci, sono d'accordo, chi l'ha detto? Tu, Cuoci, adesso non mi ricordo. Ma va bene anche votarla, perché questo è un approccio sulla realizzazione del documento. Quindi concludo l'intervento, per me va benissimo anche metterla ai voti. Abbiamo da lavorare sui numeri, adesso così, allora, è importante chiarirci subito. Allora, sentiamo gli altri consiglieri che si erano prenotati e poi valutiamo se metterla ai voti, così abbiamo un quadro più lineare e più semplice anche per la verbalizzante da inserire, insomma, verbale, e così capiamo come dobbiamo procedere. Gagliardi. C'era Cerisola. Perfetto, Cerisola, grazie. Grazie. Allora, io dico che dobbiamo essere efficaci, non è necessario essere eccessivamente, secondo me non è necessario stare lì troppo a questionare su degli aspetti che sicuramente saranno importanti, ma non li riterrei fondamentali. E sappiamo che tanto il Campidoglio purtroppo alcune, cioè, non è detto che tutto quello che diciamo va a buon fine, quindi noi cerchiamo di fare in modo che comunque sia efficace quello che facciamo,
sono d'accordo quindi con l'osservazione del consigliere Cuoci, che è stata direi accolta sia dall'assessore che dal presidente di commissione. Quindi andiamo a dare la nostra valutazione nel modo che riteniamo più efficace. Poi poi vediamo, insomma, poi chiederemo anche ai nostri capitolini di sostenerci in Aula Giulio Cesare per quello che chiediamo, ma cerchiamo comunque noi di fare al meglio la cosa. Quindi io dico che la proposta del consigliere Cuoci si può accogliere, non vedo difficoltà, insomma, quindi sarei d'accordo rispetto a quello che hanno osservato sia l'assessore che il presidente della commissione. Grazie. Grazie Presidente Cerisola. Consigliere Gagliardi. Grazie Presidente. Allora io mi permetto di usare questa immagine per rendere un po', secondo me, purtroppo l'esito delle nostre fatiche. Io mi immagino questo segretariato generale con un cestino da basket sopra il cesto della carta che prende le nostre proposte, le lancia e fa canestri. Quindi per questa ragione io vi dico che francamente l'argomento mi interessa fino a un certo punto, nel senso io rilevo il fatto che alcune voci per noi essenziali non sono state traguardate, e pensare che il municipio debba attendere il prossimo forse eventuale futuro assestamento di bilancio per rispondergli, come dire, mi lascia tutta la tristezza di cui sono capace, per cui è giusto e corretto quello che dice il consigliere Cuoci. Secondo me sarebbe utile, visto che c'è margine di richiesta, anche perché ricordiamocelo, questo allegato in realtà è un'osservazione che noi facciamo alla delibera di bilancio, quindi non è così tanto vincolante. Probabilmente una dicitura, come suggeriva l'assessore, un po' più generica può essere utile, se proprio devo dare una risposta alla domanda che mi ponete. Dopodiché non penso che queste, molta parte purtroppo di queste richieste, anche le più importanti e necessarie per la carne viva del nostro territorio, verranno ascoltate. Grazie. Perfetto, c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire su questo? Così poi possiamo proseguire? Va bene, allora Carmen, posso chiedere cortesemente, visto che non riesco a trovare una soluzione, chiamando i commissari di Commissione Quinta, chiediamo a questo punto se lasciare in bianco questa, la fonte di finanziamento, oppure inserire quelle due che sono state proposte, così altrimenti non riusciamo, in modo tale che possiamo proseguire i lavori di commissione. Grazie. Procedo. Allora, ma non dovrebbe essere una espressione tipo favorevole o contrario? Sì, esatto, o l'uno o l'altro. Qual è la domanda a cui dobbiamo rispondere? Non ho capito. Siamo favorevoli o contrari a lasciare in bianco la fonte di finanziamento? Chi è contrario vuole specificare le fonti di finanziamento che, se inserirà, la maggioranza deciderà di inserirle, saranno accensione di mutui o avanzo di amministrazione. Va bene, consiglieri? Favorevoli? Presidente, scusi Crescenzi, ma secondo me a questo punto è inutile, è l'unico ad aver obiettato sono stato io, siccome oltre ovviamente anche agli uffici, però vabbè, non sono membri della commissione gli uffici. Crescenzi, quindi, però io ritiro la io presidente ritiro la mia obiezione. Scusi? Mi perdoni, ma si sono espressi 4 consiglieri su 9. Sì, però gli altri che non si sono espressi immagino non abbiano nulla da dire, insomma, se no si sarebbero espressi, quindi se l'unica obiezione è la mia, io eviterei di procedere con la votazione. Preferisco, non vorrei forzare la mano, abbiamo sempre lavorato in maniera democratica e preferisco lavorare in maniera democratica, ci mettiamo a dipendere. Grazie, prego, devo farmi. Perfetto. Enrico Filippo Massimo. Sono contrario a lasciarla così. Cerisola Marco. Contrario a lasciarla in bianco. Carappa. Non lo vediamo.
Crescenzi Marco Maria. Favorevole. Foci Maurizio. Contrario. Gagliardi Manuel. Contrario, grazie. Graceffa Riccardo. Contrario. Tallarico Alessandra. Contrario. Ok. Presidente. Grazie Carmen. Allora, da qui alle prossime che sono state lasciate in bianco, cortesemente chiedo all'assessore e agli uffici di recepire quello che la commissione a maggioranza ha richiesto, cioè di inserire le due fonti di finanziamento su questa rimodulazione, maggiori richieste insomma della parte della, che sono presenti sul, sull'allegato A rispetto al titolo secondo. Grazie. Allora, assessore, tutto questo quindi, quindi presidente, mi scusi, io farò riportare la frase così da definirsi in base alla fonte di finanziamento trattino accensione di mutuo accensione di mutuo avanzo di amministrazione, no, togliendo la frase da definirsi, cioè accensione di mutuo slash avanzo di, come ha detto prima assessore. Quindi accensione di mutuo e avanzo slash, di amministrazione trattino quello che è. Scusate, nella votazione di prima mi hai saltato Carmen, comunque mi sareste nuda. Scusami Alessandra. No, io poi non riesco a rimettere il microfono per dirvelo. Comunque okay. Scusami. Prego. Ok, allora posso, andiamo avanti. Grazie. Andiamo avanti, allora. Eravamo rimasti, scusate, ho perso la pagina. La pagina doveva essere, eravamo all'allegato 5. Era la 9, sì. Sì. Allora, demanio e manutenzione, poi messa a norma del Centro Culturale del Samorante 400.000, spianto di palme via degli Astri 300.000, rifacimento tratti ammanolati Stefano Gradi 250, rifacimento tratti di via Porta Medaglia nel tratto compreso da Santa Anastasia via Laurentina 250, sistemazione cunette Santa Anastasia Porta Medaglia via della Cecchignola via Castel di Leva 60.000, completamento illuminazione pubblica via Mendel via Filippo De Filippi 40.000, realizzazione museo diffuso, valorizzazione dei monumenti dei quartieri Giuliano Dalma da 50.000, realizzazione e ristrutturazione parco giochi del municipio con particolare riferimento alle periferie 50.000, realizzazione area Cani e Fonte Laurentina 50.000, installazione fotorappole 50.000, interventi manutenzione straordinaria marciapiede completamento area parcheggio P21 via dell'Acquisto Sostenza 300.000, interventi e manutenzione straordinaria nel manto statale via Cina 400.000, intervento e manutenzione straordinaria per adeguamento area segreteria amministrativa Bonelli 100.000, totale 2 milioni. Chi è che sta in macchina? Scusate, si può mutare? Scusate, grazie, scusatemi che non sentivo. 100.000, quindi totale della richiesta integrativa 2.565. Poi rimodulazioni invece a saldo zero, per queste rimodulazioni sono necessarie per una giusta, una corretta reimputazione, quindi 40.000 che vengono spostati dalla voce NIE 0 PAI per manutenzione straordinaria di ripristino parziale prospetti esterni ex Boltar, e vengono spostati in manutenzione straordinaria sempre parziale ex Boltar a zero IPE, quindi cambia il tipo di finanziamento di fonte posizione finanziaria, così come quella successiva passa per 60.000, passa da zero PAI a zero IPE per l'istituto comprensivo Santi Savarino,
per 60.000. Poi andiamo avanti, queste sono le voci riportate per il dipartimento, la segnalazione fatta dagli uffici per voci che non impattano direttamente sul nostro POG, ma sono indirette gestite dal dipartimento, e quindi sono una richiesta di integrazione di 1.887 ed è stata già inoltrata una nota agli uffici. Poi contributo che riporta anche una seconda voce, che è il contributo con la posizione 0M15, e quindi per ora è terminato l'allegato A, che si può mettere in votazione fatte le modifiche che avete chiesto. Io ho terminato. Assessore. Sì, grazie, grazie per il supporto. Allora, consiglieri, abbiamo ascoltato l'intervento dell'assessore De Novellis, che ci ha un pochino riassunto e ripetuto fondamentalmente quello che è emerso dalle varie commissioni istruttorie che sono state fatte sulle varie tematiche. Abbiamo l'allegato A, che è sicuramente la risultante di questo lavoro, e supportato come al solito per fortuna dai nostri uffici. Quindi abbiamo analizzato la parte del titolo secondo, quindi ci sono delle ulteriori sicuramente richieste che sono state appunto elencate dall'assessore. Abbiamo il quadro più o meno completo. Ora lascio un intervento sicuramente a spazio a chi tra i consiglieri vuole intervenire per ulteriori chiarimenti, per ulteriori proposte, se ci sono delle proposte. E dopodiché, a questo punto, direi che possiamo tirare le somme ed eventualmente andare ad esprimerci su questo previsionale di bilancio supportato dall'allegato A. Quindi vediamo un attimino chi ha alzato la mano per primo, scusate. Allora, in ordine di prenotazione io vedo la consigliera Tallarico, il consigliere Gagliardi, il consigliere Cucunato, che interverrà anche se non è membro della commissione, assolutamente, e il consigliere Cuoci. Quindi, come ho detto, Tallarico, Gagliardi, Cucunato e Cuoci. Allora, io chiedo che l'analisi puntuale, del resto è stata fatta una lettura, ma un po' troppo veloce, perché lo stavamo leggendo tutti quello che adesso c'è, andrebbe rifatta in modo, almeno per me, ovviamente una proposta un po' più lento, perché venga chiarito quello che è stato inserito, se era presente nella previsione del DUP, e quindi nell'elenco che inizialmente era stato già presentato e poi si è detto che in realtà poi è stato espunto perché non riconosciuto, in quanto io continuo a vedere che ci sono delle cose strane e che a me continuano a non tornare. In più, se sono state fatte delle modifiche, io ho bisogno di capire da quale qual è il motivo che ha originato quella modifica. Io adesso stavo facendo delle verifiche rispetto a quello che era presente prima e quindi ho notato che continuano ad esserci delle cose, ma l'aggiunta che è stata fatta nel piano degli investimenti in questo momento continua a lasciare rispetto a diciamo in questo allegato A tuttora definanziate delle voci che erano previste nel DUP, mentre ora ci sono delle voci che non erano presenti né nel piano degli investimenti né nel DUP. Peraltro, la cosa incredibile per me è che in realtà ci sono, mi era stato detto che io non mi dovevo occupare di leggere nient'altro che le paginette, così mi fu detto, relative al municipio. Allora, perché adesso vengono inserite nel piano degli investimenti del municipio anche delle voci che sono del dipartimento? Perché vi faccio questa domanda? Questa considerazione mi è stata fatta
fatta quando io ho parlato del 1.300.000 che avevo notato mancasse nella parte del dipartimento per quanto riguarda il Museo della Civiltà Romana. Adesso in questo piano degli investimenti compare una voce che invece del dipartimento, ma continua a mancare il 1.300.000 che in commissione ci avevano detto che era relativa al Museo della Civiltà Romana. E nell'ambito delle voci che sono state diciamo perse per strada rispetto a quella che era la previsione peraltro del DUP, qualcuno mi deve ancora spiegare qual è il criterio di attribuzione nell'ambito dei singoli quadranti del municipio e della rimodulazione che è stata a gran sorpresa fatta rispetto alle previsioni del DUP, perché c'erano investimenti 2023 che sono stati spostati anche di importo significativo al 2021, come casi, e io sono un consigliere, non me ne vogliate, io non devo avere paura di dire le cose, ma devo chiedere perché di 650.000 euro, lasciando dall'altra parte dei finanziati interventi che invece nell'ambito del DUP, quindi nella previsione strategica, erano stati considerati importanti. Se voi volete, mentre l'assessore parlava, io tentavo di evidenziare quello che a mio avviso ci siamo persi per strada. Allora, se voi avete ritenuto politicamente ancora una volta di portare avanti un prospetto che non soddisfa le esigenze che sono emerse in sede istruttoria e non chiariscono le modalità, oggi voi mi dovete spiegare, dovreste spiegare, se no ve lo votate da soli questo bilancio, io fino alla fine ci provo perché rappresento tutti i cittadini, vorrei capire quali sono i criteri che vi hanno portato ad elaborare questo progetto, perché gli uffici fanno quello che sta chiedendo la politica. Questo è un prospetto numerico che peraltro voi avete detto più di una volta che probabilmente neanche sarà accolto. È completo, lasciando la parola a tutti, anche se l'assessore De Novellis perde spesso la pazienza quando parlo io, ma lui che come me è un grillino di prima data, nel 2013 se lo ricorda quella cosa dell'apriscatole, del fiato sul collo? Beh, io sto facendo la grillina, non me ne vogliate, io vi sto solo chiedendo chiarezza, perché questo bilancio fino alla fine, ve lo dico, io lo voglio votare, però mi dovete chiarire i dubbi. Ho terminato. Grazie consigliera Dallarico. Io direi comunque facciamo prima una serie di interventi da parte di tutti i consiglieri, poi eventualmente se vuole anche rispondere nuovamente l'assessore può rispondere. Detto questo, torno a ripetere, ognuno di noi si trova ed è libero soprattutto di comportarsi come meglio crede. La consigliera Dallarico, lei ho capito, sta presentando da un paio di giorni, da più di una commissione, una serie di quesiti e domande alle quali secondo lei non ha ancora ottenuto diciamo risposte confortanti per le sue tesi. Ognuno, ripeto, si trova in condizione di comportarsi come meglio ritiene e più opportuno crede. Dobbiamo anche portare avanti eventualmente i lavori di una, diciamo così, di una commissione, che sono finalizzati comunque sia a la votazione del previsionale, che in questo momento risulta essere questo che abbiamo ricevuto ufficialmente, dopodiché arriveremo al consiglio e poi ci esprimeremo, non ci esprimeremo favorevoli, contrario, questo non lo so. Comunque sia, un percorso lo dobbiamo portare avanti, e in qualità di presidente di commissione mi sento di dire anche che ho l'obbligo morale di portare avanti questo diciamo parere eventuale su questa proposta. Quindi lascerei la parola al chi era in ordine, consigliere Gagliardi, mi sembra era? Sì, consigliere Gagliardi. Eccomi presidente, buongiorno. Allora, io mi associo in parte alla richiesta che faceva la consigliera Dallarico di andare a fare un'analisi un pochino più analitica, ma per una ragione molto semplice. Uno, perché giustamente a leggere il documento siamo per fortuna bravi tutti, perché non c'è stata diciamo una grande dissertazione sul perché e per come, cosa che invece io vorrei cercare di capire, perché faccio un esempio.
La prima domanda che vi pongo, ma temo che la risposta sia negativa, è: questi fondi che noi vediamo imputati qui sul sociale servono a coprire le liste di attesa o servono a coprire soltanto i soggetti che noi abbiamo in carico? Perché la cosa cambierebbe radicalmente. E Manuel, le posso rispondere? No, perché sto parlando e francamente, no, le dico... caro assessore, mi hai rotto le scatole. Tu fai parlare le persone, punto. Grazie. Per favore, consigliere Gagliardi, al di là dell'interruzione dell'assessore, assessore, come prima, per favore, fatemi gestire a me la commissione, lascio io la parola, ma non per niente, perché sennò altrimenti si creano probabilmente anche degli equivoci. Consigliere Gagliardi, assessore, per favore, un attimino, poi vi lascio la risposta. Assessore, stai tranquillo, eh. Assessore, il consigliere Gagliardi, come la maggior parte dei consiglieri, ascolta sempre ed interviene quando gli si concede la parola. Volevo non per dare nulla, un contributo, perché ha detto che non c'è la lista d'attesa, nell'allegato c'è scritto, cioè l'allegato il consigliere Gagliardi successivo, quindi volevo dare un contributo alla lettura di Manuel, un contributo. Per favore, altrimenti rischiamo di fare un minestrone, per favore, non ci si capisce, e poi magari sorgono anche degli equivoci. Cerchiamo di attenerci a quello, a come ci siamo comportati sempre fino adesso, quindi un consigliere interviene, conclude l'intervento, poi se in quel frangente c'è un altro consigliere, assessore, un ufficio che vuole rispondere rapidamente, può replicare, però cerchiamo di attenerci a delle regole tra virgolette banali, ma per un successo della commissione tutta. Quindi consigliere Gagliardi, per favore, può concludere. Grazie. Allora, molto rapidamente, quindi, io avrei avuto il piacere di avere una spiegazione analitica del perché si sta giustamente anche, e ovviamente questa qui è una richiesta che io faccio alla parte politica, non tanto alla parte amministrativa, o comunque sia ai nostri uffici, che giustamente hanno altro da fare in questo momento, quindi spero che gli assessori possano rispondere alla nostra, a questo punto già di due consiglieri, richiesta. E quindi a questo punto io aspetto, come dire, di vedere come si evolve il dibattito in tal senso, e la mia considerazione finale su questo documento, sul bilancio, eccetera, la riservo a prima della votazione. Grazie. Grazie consigliere Gagliardi. Consigliere, aspettate che riprendo sempre l'elenco, consigliere Cucunato, prego consigliere Cucunato. Sì, grazie, grazie anche un secondo consigliere Cucunato, un secondo solo. Carmen, il consigliere Cucunato comunque non è membro di commissione, per il suo intervento, affinché resti verbalizzato, va bene lo stesso in questo caso? È un capogruppo, ricordiamocelo, eh. No, no, proprio io maggiore... posso partecipare a tutte le commissioni. Sì, 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 no, ho fatto una questione, diciamo così, tecnica, consigliere. Sì, sì, allora Cucunato. Proprio a tutela del suo intervento. Esatto, allora il consigliere Cucunato può intervenire, può lasciare quello che ritiene a verbale, viene verbalizzato come qualunque altro consigliere, sia che sia membro sia che non sia membro. Sì, 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 il consigliere Cucunato era solo a tutela del suo intervento. Sì, sì, bravissimo presidente. Allora, ripeto, il consigliere Cucunato tranquillamente può intervenire, lasciare a verbale tutto quello che ritiene. L'unica cosa ovviamente che non può fare è votare in questa sede, ovviamente in consiglio sì e siamo contenti. In questa sede non può votare, ma non può avere ovviamente il gettone per questo suo impegno, di cui lo ringraziamo, di questa sua partecipazione. Però quello che dicevamo sulla verbalizzazione vale solo per i cittadini che non sono stati formalmente invitati. Quindi grazie, può intervenire liberamente, e grazie al presidente per il suo ruolo che sta svolgendo benissimo. Io ho grande stima di tutti, però ovviamente il presidente fa bene a non guardare in faccia a nessuno, quindi può anche allontanare dall'aula chi facesse intemperanze, quindi massima stima nel presidente Rico. Chiedo scusa del mio intervento, grazie. Grazie presidente Cerisola, come io anche ho massima stima di tutti i commissari, e quindi so che l'obiettivo non è quello di diciamo così andare a discutere anche a livello personale, ma l'obiettivo è sempre quello comune a tutti, e per il motivo per cui siamo qui è perché siamo stati fortunatamente eletti dai cittadini che ci hanno voluto in questa sede. Quindi puntiamo, guardiamo sempre l'obiettivo, che è quello di comunque portare qualcosa di concreto sul territorio. Quindi consigliere Cucunato, a lei la parola. Grazie.
Sì, no, volevo chiarire che pur non votando il documento, non avendo il valore il mio voto, io posso esprimere un parere che non faccia parte della computazione e sull'approvazione è un'altra cosa, ma io posso esprimere qualsiasi decisione sulla, posso dire che sono contrario, a favore, mi astengo, non viene computato il mio voto, ma il mio parere va a verbale come tutti quelli che praticamente possono partecipare. Tra l'altro io come capogruppo posso partecipare a tutte le commissioni. Va bene, chiarito questo, io volevo fare tre domande. La prima, volevo sapere se fosse possibile, quando poi interverrà l'assessore, di quanto è variato il totale del piano investimenti rispetto alla prima versione che abbiamo ricevuto noi. E quindi questa è la prima domanda. Questo è importante perché presuppone anche una seconda domanda. In proporzione della variazione che c'è stata, sono più chiaro, se inizialmente erano 16 milioni di euro, adesso saranno 20, non lo so, immagino siano aumentati, mi sembra, di 2 milioni e 2 o 2 milioni e 3, adesso non lo so perché non ho seguito bene, perché non si capiva. Quindi volevo l'incremento che c'è stato rispetto al primo piano investimenti allegato A, prima cosa. Secondo, se l'assessore ha fatto una comparazione del piano investimenti rispetto agli altri municipi romani, municipio 9 rispetto agli altri municipi romani, questa è la seconda domanda, una comparazione quantitativa di quanto questo municipio ha nel piano investimenti rispetto agli altri municipi. Terzo, se le voci che sono state inserite come variazione frutto delle commissioni, delle azioni politiche fatte nell'ultimo periodo dell'anno oppure o durante l'anno, mi riferisco quindi a mozioni, risoluzioni e quant'altro, sono state inserite nel piano investimenti con i codici perché io ancora non lo vedo, quindi altrimenti l'avrei visto personalmente, con i codici riferiti alla spesa di competenza. Mi spiego meglio: se parliamo di lavori pubblici di una strada, se c'è il codice di riferimento all'interno del piano investimenti, col codice di riferimento, l'anno di spesa, la programmazione, eccetera, eccetera, la scheda tecnica e quant'altro. Naturalmente sto parlando soltanto dell'aggiuntivo, di quello che ha espresso l'assessore come aggiuntivo, per il resto immagino che l'ufficio bilancio li abbia praticamente verificati, sicuramente ci saranno. Queste erano queste tre domande che volevo porre. Se non sono stato chiaro, le ripeto in modo proprio sintetico. Primo, volevo sapere l'incremento che c'è stato rispetto ai 16 milioni iniziali. Secondo, la comparazione della spesa investimenti rispetto agli altri municipi. Terzo, se ci sono i codici di spesa delle poste aggiuntive variate a seguito di azioni politiche, interventi da parte dell'assessore, consultazione delle commissioni e quant'altro. Queste sono le mie tre domande. Grazie. Grazie consigliere Cocunato. Io consiglierei di ascoltare l'intervento ancora degli altri consiglieri prenotati, che sono nell'ordine consigliere Cuoci e consigliere Graceffa, poi eventualmente o altri interventi di altri consiglieri, quelli che vuole intervenire, e altrimenti lasciare replicare sempre se vuole intervenire all'assessore, e poi tenderei a, insomma, a chiudere la discussione. Sì, sì, se vuole rispondere l'assessore, per carità, o gli uffici, insomma, rispetto a quello che ha chiesto, che sono anche delle questioni. Sì, sì, che sono delle questioni anche tecniche, insomma, ha sollevato il consigliere Cocunato. Quindi lascerei intanto la parola al consigliere Cuoci. Allora, io cercherò di essere molto rapido, anche perché, diciamo, cercherò per quanto mi è possibile di far valere anche come dichiarazione il mio intervento.
Allora, la costruzione dell'allegato A, che di fatto sono le proposte che il municipio fa a Roma Capitale rispetto, diciamo, alla proposta di bilancio che ci è stata inviata, manifesta tutta la sua evidenza, diciamo, ed esplicazione il fatto che quanto ci è stato dato è assolutamente insufficiente da una parte sulla spesa corrente a coprire alcune situazioni, si pensi soltanto al piano sociale per fare un esempio, e dall'altra anche dal punto di vista del piano degli investimenti sia insufficiente, tant'è che si è reso necessario fare delle ulteriori aggiunte. Tra l'altro, sia per la spesa corrente sia per il piano degli investimenti non abbiamo contezza, se non dopo il voto dell'Assemblea Capitolina, che tali richieste verranno chiaramente accolte, né possiamo aggrapparci al fatto che si procederà a ulteriori manovre nel corso d'anno come assestamenti, variazioni di bilancio e quant'altro, perché chiaramente sappiamo anche che ci troviamo in un clima ormai di fatto elettorale e quindi c'è il rischio che i passaggi di maggioranza e quant'altro possano inficiare, diciamo, questo percorso, almeno nella testa di chi lo ha pensato. Detto ciò, prendiamo atto che alcune richieste siano state inserite all'interno dell'allegato A, qualcuna è anche frutto, diciamo, del lavoro del gruppo di Fratelli d'Italia rispetto, diciamo, a quanto si è evidenziato nelle commissioni, nelle sedute di capigruppo, negli incontri di costruzione di questo allegato A, ma lo reputiamo comunque insufficiente. Vorrei aprire però una riflessione, ma questo lo lascio alla commissione per capire se vogliamo farlo stesso oggi o invece vogliamo demandare, diciamo, a un secondo momento una proposta che io credo che invece sia molto 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 importante, perché è una, diciamo, una questione condivisa da tutto il municipio rispetto ai voti che ci sono stati nel corso degli anni. Come diceva la consigliera Dallarico, c'era una voce aggiunta rispetto, diciamo, alle voci dei dipartimenti, quindi di Roma Capitale, e credo che in questo senso bisogna aprire la riflessione, se farlo, appunto, mi ripeto, adesso in un altro momento, di verificare, siccome io non l'ho trovata sull'intero bilancio comunale, il fatto che bisognerà necessariamente investire con i fondi provenienti dal piano casa di Torino Mezzocammino, quindi dei fondi vincolati e dei fondi che si sa che necessariamente, diciamo, verranno percepiti dalle casse del Comune di Roma, e si sa anche da quale fonte verranno percepiti, per la realizzazione e la costruzione della scuola media nel quartiere, che andrebbe a completare, diciamo, quella realizzazione dell'istituto comprensivo di cui il municipio nel corso del tempo si è fatto carico. Detto ciò, rimane l'incompletezza del documento proposto. Il documento stesso avanza, diciamo, la criticità e rende plastica la criticità di un bilancio che è del tutto insufficiente, e pertanto, diciamo, per quanto ci riguarda come gruppo, siamo e restiamo critici nei suoi confronti e non potremo che votarlo, ovviamente, che in forma contraria. Grazie consigliere Cuoci. C'è il consigliere Graceffa prenotato. Sì, grazie Presidente. Io volevo soltanto fare una precisazione, perché spesso ovviamente ho notato dei comportamenti nell'ambito sia del Consiglio, ma ancora di più delle commissioni, dei comportamenti di una tale tracotanza, maleducazione, che quasi inibiscono anche il piacere della partecipazione. Ora, di certo l'assessore De Novellis poco fa, tutti noi sappiamo che, o tutti voi sapete, che non è che in questo momento goda di particolari mie simpatie, però devo dire la verità, perché a me piace essere onesto, in maniera molto educata e distinto, perché in questo, diciamo, di questo si trattava, istintivamente stava
cercando di spiegare alcune sue motivazioni al consigliere Gagliardi, che in maniera estremamente maleducata, e questi, diciamo, comportamenti vanno arginati sul nascere, estremamente maleducata, si è rivolto comunque, diciamo, a un responsabile del governo del municipio, comunque a un collega, a un consigliere. Cioè, questi comportamenti, cioè quel rispetto, quella anche cordialità, deve necessariamente tra di noi sempre sussistere, altrimenti non ha senso neanche riunirci. Quindi io invito il presidente Cerisola, il presidente Enrico, di fare dei richiami opportuni e anche pressanti su questi toni, perché non è possibile, diciamo, che un consigliere si rivolga mandando palesemente a quel paese un assessore, che comunque gli si può dire tutto, avrà fatto il bilancio più o meno bene, lo condivideremo, non lo condivideremo, eccetera, però sicuramente ha profuso grande impegno per, diciamo, per questa commissione. Quindi, cioè, come ci si permette a reagire in questo modo? Questa, diciamo, non solo perché ha avuto l'occasione di questa reazione, perché stava cercando di introdurre distinto una mini replica. Non vedo nulla, diciamo, di strano, di particolare. Appunto, è un'attività, cioè, deve sussistere la cordialità, la collaborazione nell'ambito di una commissione. Peraltro ricordo a tutti che contiamo molto poco, quindi la collaborazione sarebbe, diciamo, anche da mostrare alla cittadinanza, e quel minimo proprio elemento che bisogna anche, diciamo, cercare di tenere sempre presente. Quindi, ecco, questo, diciamo, è un invito che io faccio al presidente Enrico e al presidente Cerisola, di comunque fare in modo di mantenere, diciamo, almeno, diciamo, una buona educazione nell'ambito delle riunioni di commissione, perché altrimenti, diciamo, non ha più senso. Io, diciamo, mi scuso io come comitato nei riguardi dell'assessore, perché non ci si può comportare in questo modo. Cioè, comunque è un assessore del nostro municipio, è importante il rispetto, è importante, diciamo, comunque la collaborazione. Quindi, ecco, questo, diciamo, volevo dire. Per quanto riguarda ovviamente tutto il resto, io mi allineo a quanto detto dal mio capogruppo, e staremo a vedere. Grazie. Allora, grazie consigliere Graceffa. Sì, forse si era perso anche il mio intervento quando ho chiesto cortesemente il massimo rispetto tra tutti presenti, e cercando di non alimentare il più possibile situazioni magari personali. Quindi rinnovo cortesemente a tutti, diciamo, gli ospiti che ci sono in questa seduta, di non gettare veramente alcol sul fuoco. Non alimentiamo delle situazioni che possono diventare anche un pochino incresciose, insomma, non proprio piacevoli, soprattutto quando si va sul personale. L'ho rinnovato, purtroppo o per fortuna, in qualità di presidente di una commissione, a tutti i commissari, qualsiasi forza politica. Concordo su una parte del suo intervento, quella, cioè, dovremmo essere più uniti possibili, fermo restando che capisco un pochino diciamo, le animosità, visto che stiamo, diciamo, trattando del bilancio, soprattutto nell'ottica di un ultimo anno di amministrazione, quindi ci può stare in un dibattito politico che un animo possa surriscaldarsi, assolutamente. L'importante è che ci sia sempre un confronto che sia propositivo e costruttivo, nell'ottica del bene che stiamo amministrando, che è il territorio del nostro municipio. Cerchiamo veramente di contenerci quando dobbiamo intervenire o eventualmente andare a criticare un intervento di un altro interlocutore, perché sarebbe effettivamente poco, poco carino e piacevole. Fermo restando, cerchiamo anche tutti di non alimentare queste diciamo, animosità. Quindi lascio giustamente anche la parola al consigliere Gagliardi, che comunque sia sempre molto composto nei suoi modi e nei suoi interventi. Ci può stare, insomma, un intervento anche leggermente sopra le righe, però ecco, ricordiamoci qual è il nostro obiettivo. Quindi, consigliere Gagliardi, sempre nell'ottica di non alimentare giustamente le lascio la parola. Insomma, non penso di aver offeso nessuno, pensavo che rompiscatole fosse ancora nell'alveo dell'accettabile, insomma, non ho usato né parolacce né turpiloqui vari. Io registro semplicemente una cosa, al di là dello sdegno dei consiglieri, che, insomma,
mi sento di accettare, soprattutto perché li ho visti, come dire, al centro di azioni nei confronti del Presidente del Consiglio, all'interno del Consiglio e altre commissioni, con parole e commenti ben più pesanti di rompiscatole. Vorrei soltanto rilevare, basta andare a vedere le registrazioni delle commissioni e dei consigli precedenti, come almeno nei miei confronti, non mi permetto di commentare gli altri, l'assessore De Novellis abbia la puntuale, come dire, il puntuale appuntamento di interrompermi appena io lo cito nei miei interventi. Ora, io tendo sempre ad avere grande rispetto per tutti e a far parlare tutti, a prenotarmi, anche a cedere la parola quando mi viene data prima di altri. Non penso ci sia nulla di strano nel chiedere di poter finire un intervento, e anzi trovo abbastanza surreale che quando chiedo che mi venga dato il tempo che mi spetta per intervenire, per rappresentare i cittadini che rappresento, si sollevi lo scandalo perché do del rompiscatole a qualcun altro che invece fa puntualmente esattamente l'opposto. Mi sembra che il mondo si sia un po' rigirato sotto sopra. Comunque, se questo è, speriamo di poter almeno avere le risposte alle domande che ho posto. Grazie. Grazie, consigliere Gagliardi. Allora, c'era, mi sembra, un'altra mano alzata, avevo visto. Sì, allora, il consigliere Cucunato nuovamente e la consigliera Dall'Arrigo. No, prego. Era soltanto per dire, dopo le risposte possiamo dare... Sì, 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 stavo facendo scorrere la lista dei consiglieri prenotati e poi... No, non me ne sono dimenticato. Io ho fatto solo delle domande. Se poi ce non me ne sono dimenticato. Anche un giudizio. Certo, certo. Consigliere Dall'Arrigo, prego. Sì, volevo fare questa considerazione. Mi sembra che l'istruttoria sul dettaglio dei numeri si sia fermata. Confermi lei, Presidente, se mi sto sbagliando oppure no, perché se abbiamo terminato l'esame dei numeri e quindi si ritiene, da quello che ho capito, soddisfacente l'istruttoria, allora quell'intervento che faccio adesso è un intervento di carattere generale. Allora, per quanto mi riguarda, la fase, diciamo così, istruttoria potrebbe essere conclusa, fermo restando che avevo lasciato spazio ai consiglieri per eventuali riflessioni, considerazioni, proposte, perché non so, magari per me potrebbe essere tranquillamente conclusa e soddisfacente, magari per lei o per qualche altro consigliere poteva essere il momento per andare a proporre qualche altra considerazione. Quindi io ho lasciato spazio proprio per questa serie di interventi. Solamente allora... il consigliere Leonardo ha posto dei quesiti, gli altri consiglieri si sono espressi in linea generale, quindi lascio a lei la possibilità di scegliere su come allora, intervenire. Allora, sono in difficoltà perché il documento che ci è stato presentato appare tuttora incompleto. Non è stato mai condiviso il lavoro sul bilancio in questa commissione. Neanche prima che venisse trasmesso l'elenco in Campidoglio, dal quale poi è scaturito il DUP al 30 settembre, nonché il bilancio di previsione stesso che ci viene chiesto di votare. Peraltro, a seguito delle istruttorie che abbiamo effettuato in questi giorni, si è visto che effettivamente è stato necessario apportare delle modifiche che peraltro non hanno comunque risolto, e credetemi, io continuo a riferirmi esclusivamente al titolo 2, quindi al piano degli investimenti e alla visione politica che è dietro di lui, non hanno risolto o chiarito il problema della mancanza di chiarezza che tuttora persiste circa i criteri di redazione adottati e della incompletezza del documento proposto. Perdonatemi, io qui purtroppo le responsabilità degli assessori ce le vedo in pieno, perché sono loro l'organismo tecnico deputato a supportarci in una domanda di natura politica. Io non sto facendo certamente il revisore, ma devo votare, e domani mattina quando un cittadino verrà da me e mi dirà perché tu non hai detto nulla relativamente a quell'intervento che è stato anticipato di 2 anni per un importo così grande, e nel frattempo hai lasciato questo quartiere dove c'è gente che cade e che si fa male,
oppure qualcuno mi dirà: ma come, tu sei la presidente della commissione cultura, come mai non hai fatto inserire una richiesta di intervento per 1,3 milioni, che è quello che è venuto fuori in commissione per consentire la riapertura del Museo Capitolino dopo 7 anni? Non era una priorità politica? Allora, da questi esempi che cosa si vede? Che la reazione, diciamo, le tensioni e, mi permetto di dirlo, le sgradevoli reazioni alle quali ho dovuto sottostare, e ieri chi vuole ascoltare la videoregistrazione, dopo solo 2 ore di istruttoria, forse l'assessore non lo sa che in commissione 6 lavoriamo anche più a lungo e 2 ore sono solamente propedeutiche ad una pausa caffè, allora dimostra, ho dovuto sottostare a queste sgradevoli reazioni. Ma perché? Perché ho cercato fino alla fine di fare quel lavoro istruttorio che è di mia competenza e che dimostra la mia volontà di sostenere il lavoro di questa maggioranza. Ma queste reazioni mi scoraggiano nel tentativo di volere continuare a chiedere degli approfondimenti nel merito, perché io non voterò, ripeto, la filosofia del bilancio, ma voterò dei numeri, e quei numeri previsti nel precedente bilancio si sono concretizzati in azioni ed in lavori effettuati nel corso dell'anno che si è appena chiuso. Allora io che cosa devo dire? Io resto tuttora critica, scettica e delusa, soprattutto nei confronti di chi fino ad oggi non ha avuto questo atteggiamento, ma l'ha cambiato all'improvviso. Sono stata finanche accusata di far perdere tempo agli uffici, ma ieri io non avevo fatto gli inviti agli uffici, e gli inviti che sono stati fatti sono stati decisi dalla conferenza dei capigruppo. Io mi sono trovata un documento bello e preparato rispetto ad una nota protocollata. Allora io ce l'ho messa tutta. Qui davanti c'ho una lista di cose che mi sono evidenziata in viola, perché così le vedo proprio. Se voi non volete darmi una contezza ed una disponibilità a modificare questo prospetto rispetto alle carenze che io continuo a vedere, a cominciare dalla impermeabilizzazione prevista per alcuni interventi, a togliere le anomalie che sono venute fuori perché per alcune cose c'erano delle procedure tecnico-amministrative già avviate e pertanto non ci dovevano essere, per dare una voce a quello che diceva, per esempio c'era il consigliere Mili che diceva: ma c'è una scuola alla quale sono caduti più di 4 metri di parapetto. Non se ne sa nulla. E allora, signori, di fronte a queste incongruenze se ne assume piena responsabilità l'assessore al bilancio, che deve darci tranquillità sull'equilibrio e fondatezza dei numeri, e l'assessore, purtroppo in questo caso devo dire, ai lavori pubblici, che ad oggi, se voi ritenete che siano state inserite tutte le cose che sono venute fuori, io questa lettera dell'assessore ancora non l'ho vista, ma mi sembrava peraltro una risposta parziale. Ditemi voi, se voi avete nella giornata di ieri fatto le modifiche all'allegato A che tengono conto di tutte le carenze esattamente come sono venute fuori in modo analitico, perché io continuo a non vederle, neanche gli storni di anticipi di lavori che non dovevano essere previsti nel 2021, ma dovevano restare classificate da previsione strategica nel 2022-23, ve lo votate voi. Io resto scettica, e quindi a questo punto, siccome il documento me lo sono imparato a memoria, in questo momento sono curiosa di sapere questa maggioranza, che peraltro sento silente, vorrei sapere che cosa ne pensa di questa gestione che è stata fatta di natura prevalentemente politica, perché è una visione di quello che si può fare con i pochi fondi disponibili. E poi consentitemi, perdonatemi, ma in un anno di pandemia che ci ha fermato tutti quanti a casa, a parte il fatto che ancora io non ho capito i 35.000 euro delle smart toilet che cosa sono nelle principali piazze del municipio, perdonatemi l'ignoranza, vabbè, su questo poi sono curiosa, l'assessore me lo spiegherà lui, non lo so. Però voglio dire, in un anno di pandemia, se la previsione strategica viene fatta il 30 settembre,
non è troppo lontana dal bilancio di previsione. Previsione non è un consuntivo, quello che viene fatto nell'arco di pochi mesi. E comunque una previsione che poi ci porta ad avere un piano di investimenti che è intorno ai 15 milioni, a me non mi sembra poca roba. Mi sembra assurdo che dopo avere cercato di tirare con quel termine che piaceva tanto, con l'apriscatole, va bene? Con l'apriscatole, come è stato costruito questo documento del piano degli investimenti, io continuo, perdonatemi, a non averlo capito. Per cui, buon lavoro, io continuo a seguirvi e mi piacerebbe sapere la maggioranza che cosa pensa, perché le percentuali di attribuzione nei quadranti continuano a lasciarmi stranamente sorpresa, soprattutto perché, ahimè, in questi giorni che avevo tempo, sono andata a vedermi anche il trend storico. Mi dite perché, prendendo insieme strade, scuole, alcuni quartieri, alcuni quadranti nel DUP e nel piano degli investimenti continuano ad avere la percentuale pari allo zero ed altri al 25, altri al 19, altri, e mi fermo, vi prego, è politica, per il resto ci pensa chi ha competenza, non io, ma datemi una risposta, datemi sta soddisfazione. Ok, grazie consigliera Dallarico. Allora, non ci sono altri prenotati, quindi chiedo se l'assessore o gli uffici vogliono o hanno la possibilità di rispondere ai quesiti posti dal consigliere Cucunato, e dopodiché procediamo. Beh, presidente, se il consigliere Cucunato ha fatto la domanda all'assessore, io posso rispondere tranquillamente. Allora, se mi dà la parola posso rispondere. Alla parola, assessore. Grazie. E dunque, allora, il piano investimenti rispetto alla precedente proposta, Piero, recepisce altri 2 milioni e 3 rispetto a, cioè 2 milioni e 3 di integrazioni. In più c'è altri 250.000 della voce che era andata, che era stata rimasta incagliata dal 2020 al 2021, tecnicamente, quindi la via di Ziborgo. Scusa, se io lo chiedo per un prego. Totale, perché io non vedo. 2 milioni e 3, sì, Piero. Poi per, se vuole, totale, per un totale generale? Degli investimenti. Allora, i nostri investimenti principali in proposta di bilancio sono 17,8 più 2 milioni e 3 sono 21,3 e 100. Perfetto, questa era la prima domanda. Comunque, se ha dubbi mi può sempre chiamare, il mio numero non so se ce l'ha, cioè, io sono a disposizione di tutti i consiglieri. La seconda era la comparazione con gli altri municipi, assessore. Allora, guardi, se ha tempo le posso, anche a beneficio della commissione, perché io ritengo che l'assessore sia a supporto di tutta la commissione, quindi se la commissione ha voglia e ha tempo, io posso leggere tutti i valori degli investimenti avuti dagli altri, possiamo fare una disanima veloce del valore degli investimenti che hanno avuto, in valore assoluto che hanno avuto gli altri municipi. La sua mi sembra una risposta, una richiesta molto concreta e apprezzo, quindi se la commissione vuole io posso leggere, facciamo le considerazioni insieme. Piero, io se vuole le dico due o tre municipi, però guardi, io ho la lista di tutti i municipi, le ho smazzate all'interno. Allora, il primo municipio fa prima a leggerli, assessore, prego. Okay. Allora, il primo municipio ha avuto 23 milioni, il secondo 16, io dico le cifre intere. Il terzo 16, il quarto 2 milioni, non è un errore, il quarto non hanno fatto valutazioni, il quinto ha avuto 9 milioni, il sesto 23, il settimo 9 milioni, l'ottavo 7 milioni, il nono 17 milioni e 8, il decimo 27 milioni,
Il decimo tenete in considerazione che ha anche tutte le spiagge, quindi ed ha il verde completamente decentrato, quindi il 27 milioni è un valore da leggere in maniera relativa, cioè rispetto agli altri municipi è ben poca cosa 27 milioni. Poi l'undicesimo ha 2 milioni e 100, il dodicesimo 4 milioni, il dodicesimo so perché ho parlato con i colleghi e loro hanno avuto proprio difficoltà nel fare le progettazioni. Il tredicesimo ha avuto 20 milioni, il quattordicesimo 28, il quindicesimo 39 su tre anni. Su tre anni, che significa che su un solo anno sono 15 milioni. Quindi mi voleva fare qualche osservazione, Cucunato? No, non volevo soltanto dire che... quindi i 28 milioni del quattordicesimo municipio sono 28 milioni, non sono, sono soltanto per l'anno, per il piano investimenti 21-23 i 28 milioni. Aspetti che vedo, verifico perché ho preso i totali, il quattordicesimo municipio, no il quindicesimo sono su tre anni. Circa 11 milioni all'anno il quindicesimo, il quattordicesimo... adesso verifico 28 milioni, un attimo di pazienza, se lo riesco a prendere, a pescare, allora, dunque dovrebbero essere sì, 28 milioni sono su due anni hanno fatto la richiesta, 20 milioni nel 2021. La risposta è chiara, è chiarissima, assessore, va bene. La terza domanda era se sono nelle differenze aggiuntive di questi 2 milioni e 100, 2 milioni e 3, adesso non ho capito bene quanto era l'importo totale aggiuntivo, sono stati messi i capitoli di spesa. Che vuol dire sono stati messi i capitoli di spesa? Cioè è stato messo l'anno di riferimento, anno 2021, anno 2020, sì. Poi 21. Il capitolo di spesa, esempio... IT54 eccetera, lei ha capito la posizione finanziaria. La posizione finanziaria, perfetto. È il centro di il centro di responsabilità. Quindi sono stati inseriti? Certo, certo. Vabbè, okay, l'ufficio, perfetto. La dottoressa Giovinazzo ieri sera ci ha tenuto a trovare le voci precise. Quindi noi abbiamo, perché un allegato deve essere fatto bene, non può essere fatto, e oggi con Cuoci pure abbiamo rivisto anche la posizione finanziaria, quindi abbiamo fatto un lavoro a mio avviso abbastanza puntuale su queste voci contabili. Naturalmente mancano le schede tecniche, immagino, no assessore? Quelle purtroppo per quelli allora, per gli investimenti sotto i 100.000 euro non c'è bisogno di fare la progettazione, per gli altri viene richiesto il livello minimo di progettazione. Perfetto, per me è chiarissimo, la risposta sono chiarissime. Noi purtroppo... La ringrazio, è stato chiarissimo. Ah, grazie a lei, grazie a lei. Comunque io sono sempre a disposizione di tutti quanti. Allora, volevo rispondere sempre alla questione del DUP. E del piano investimenti. Abbiamo chiarito che il piano investimenti è stato, allora, i piani investimenti per essere fatti devono avere una progettazione tecnica. Non si può mettere nel piano investimenti ciò che non è progettato tecnicamente. Rispondo alla domanda che è stata fatta, alla questione che viene fatta dalla consigliera Tallarico. Col DUP, allora, tutto ciò che non è nel DUP, che è un documento di programmazione, non è un bilancio, nel DUP transitano delle opere, vengono messe e tolte. Se vuole le possiamo girare, le analisi che ha fatto la dottoressa Giovinazzo ieri con tanta fatica, un'analisi complessa di come sono stati tolti e messi, ma non dà valore aggiunto all'attività politica. Quello che è da chiarire, quello che è da chiarire, che le opere che stanno all'interno del piano investimenti sono tutte con le progettazioni. Ciò significa che che nel primo piano investimenti sono tutte nella progettazione, quelle che non sono più nel DUP sono passate nel piano investimenti, e quelle che sono rimaste nel DUP, e anche per esempio la scuola famosa di Brunetti sta all'interno del piano, del documento unico di programmazione, dovranno essere poi programmate. E questo è quello che ha potuto fare la Giunta, questo è quello che ha potuto fare ieri la collega Maiolati, e oggi l'ha ribadito nella lettera nella quale ha fatto un altro lavoro con l'aiuto, sempre col supporto degli uffici, perché la parte politica non va da nessuna parte senza la professionalità e la
il supporto degli uffici, ha pronunciato, ha mandato oggi alla consigliera Tallarico una serie di addendi, quindi un'analisi tecnica più di questa non poteva essere fatta oggi. Poi rispondo, io allora, quando ho interrotto, io non volevo interrompere il consigliere Manuel, non lo volevo interrompere, mi sono preso un rimprovero, vabbè, forse ho sbagliato, magari io so riconoscere che ho sbagliato, posso chiedere scusa, gli altri non fa niente se non chiedono scusa, non ha importanza. Però io, la mia presenza sulla commissione, io la vedo così, di supporto a tutti voi nel caso in cui mi faceste delle domande. Quindi se sento una cosa che va integrata, forse ho sbagliato, io non l'ho presa come una relazione, io la prendo come una collaborazione. Quindi volevo dire al consigliere Gagliardi che se va a verificare all'interno dell'allegato A ci sta anche la parte che riguarda le liste d'attesa. Quindi questo volevo dire, ha contributo, magari poteva arricchire ancora di più. Poi mi ha zittito, non fa niente. Io ringrazio poi il consigliere Graceffa, che lo ringrazio, è una persona, è un passionario, è come me. Lui si schiera e si pronuncia sempre. Lo ringrazio per la difesa. Magari io in certi momenti mi faccio prendere troppo dalla voglia di fare, però vi assicuro che è mia intenzione dare supporto alla Commissione nei limiti delle risorse, nei limiti del tempo, perché il bilancio è fatto così, il bilancio è fatto sempre di corsa nelle amministrazioni e nelle aziende. Quindi non so se non ho risposto ad altre domande. Per me possiamo, ho finito, poi ditemi se devo rispondere ad altre domande. Possiamo anche passare alla votazione, poi non lo so, lascio al Presidente la parola. Grazie a tutti. Io ho fatto una prenotazione di domanda, Sì, però consigliere Tallarico, vedo prima il consigliere Gagliardi. In ordine. Presidente, se posso intervengo dopo Tallarico, se per lei va bene. Perfetto. Un cavaliere come al solito. Prego, consigliere Tallarico. No, ma è troppo gentile, grazie Manuel. Allora, una domanda in risposta, diciamo, che segue dalla risposta dell'assessore De Novellis. Se il piano degli investimenti, allora, chiariamo prima di tutto una cosa, l'assessore a me, personalmente, quando si rivolge a me, non mi deve chiarire di che stiamo parlando, perché mi offende. Per quanto riguarda diciamo la risposta che ha dato circa il fatto che per poter inserire una voce nel piano degli investimenti rispetto a quello che era previsto nel DUP ci deve essere comunque di base una progettazione, come è stato detto l'altro giorno, uno studio di prefattibilità almeno minima. Allora io faccio una considerazione e peraltro io condivido questa risposta perché per me è ragionevole. Allora, perché nell'attuale piano degli investimenti ci sono 602.000 euro, 8,48 nel 2021 rispetto a quello che nel DUP elaborato 3 mesi prima o anche nella nuova versione qualche giorno prima erano previsti per 650.000 euro nell'anno 2023? Perché in questo caso, perché faccio questa domanda? La domanda è: se doveva essere fatto uno studio di prefattibilità, ed ecco perché ho chiesto tecnica, perché è stato fatto uno studio, una progettazione anticipandola di ben 2 anni? Rispetto a quelli che invece erano stati previsti come interventi 2021. Ne ho fatta una a campione, ma ne ho altre se volete. Termino, grazie. Consigliere Gagliardi. Grazie Presidente. Allora io inizio a fare la mia dichiarazione sul bilancio, insomma. Mi sento di dovermi discostare con grande forza e con grande nettezza rispetto a quanto viene detto, riportato su questo bilancio, che ovviamente non mi sto rivolgendo agli uffici ma alla parte politica, perché come
Poi io adesso citerò le dichiarazioni fatte dai nostri assessori, quindi non mi sto inventando nulla da zero, chiunque può andarsi a vedere le registrazioni delle commissioni precedenti. Il nostro bilancio così com'è si presenta carente di almeno 3,9 milioni più altro, più vedo liste d'attesa eccetera, perdonatemi se non vi faccio il conto spicciolo. Quindi, come dire, e soprattutto se le vado ad analizzare, noto che la stragrande consistenza di queste carenze sembrerebbe essere più che altro polarizzata sia fra la spesa corrente che fra, quindi per la spesa annuale, sia per gli investimenti sul settore del sociale. Tralascio le carenze anche strutturali sulla manutenzione delle strade, su anche di infrastrutture che possono sembrare secondarie ma che in realtà diventano anelli portanti di alcuni quadranti, guardate Porta Medaglia e via dicendo. E anzi, trovo che ci sia una scelta politica che io non mi sento di sottoscrivere in questo momento, perché quando viene detto che questo qui è un bilancio elettorale, in realtà chi lo dice non si sbaglia. Perché un taglio così forte e così netto dal punto di vista dell'assistenza, della parte sociale e tutto il resto, dove poi questi fondi sostanzialmente ce li ritroviamo su qualche opera a destra e manca, anzi nel nostro municipio anche molto polarizzate in alcuni quadranti e tralasciando completamente altri che purtroppo, su questo io lo riconosco senza alcun tipo di problema, ben venga ogni opera in ogni centimetro quadrato del nostro municipio. D'altronde penso che in un momento come questo la solidarietà debba essere espressa anche nei confronti della totalità del nostro municipio, quindi seppur è ovvio che siamo in una fase di ristrettezza economica, pensare che si possano fare gli interventi più urgenti su diversi quadranti forse potrebbe essere un'idea più sostenibile dal punto di vista, come dire, non solo politico ma anche morale. E non posso non rilevare che in una fase di acuta crisi come quella in cui ci troviamo adesso, che è una crisi sanitaria ma che è una crisi anche economica ovviamente, ma che ha una particolarità, che è anche una crisi di necessità, di solitudine, di abbandoni, di impossibilità per alcuni settori di poter usufruire delle cure, di poter usufruire di servizi. Vi faccio un esempio su tutte: l'altro giorno si stava facendo un'iniziativa sulla disabilità, quindi sulla difficoltà della possibilità di fare alcune terapie, di prestare assistenza a chi vive queste situazioni. Quindi pensare che in un momento come questo, in cui l'aspetto sociale, la sofferenza ancora più grande, si possa scientemente scegliere di non polarizzare lì, oppure di andare a rispondere a tutte quelle necessità, ma di disperdere anche dei fondi in molte altre voci, tra l'altro, come dire, tardivamente, perché diciamocelo, il problema, faccio un esempio dei marciapiedi di Spinaceto, ma vale questo come qualsiasi altro, è qualcosa che noi ci portiamo dietro da tempo. Bene, ottimo che gli si risponda, per carità, non è questo il punto, ma a quelle famiglie che non si trovano all'interno della lista dei soggetti presi in carico dal nostro servizio sociale, che cosa gli raccontiamo? A tutte quelle persone che rischiano di non vedersi, come dire, supportate dalla macchina pubblica in un momento così doloroso e così difficile, cosa gli diciamo? E questa non è una questione tecnica, è una questione politica, perché cosa ci viene messo su quello che non è un obbligo di legge erogare è una responsabilità, è una scelta che viene fatta politicamente. Io su questo non ritengo che possa essere avallabile questo bilancio. Poi ovviamente mi unisco a quanto veniva detto su altri interventi di altri gruppi politici, che comunque sia l'intervento che facciamo è carente. A questo punto io invito anche il consigliere Cugunato, trasferiamoci in 14° municipio, mi sembra molto più conveniente. Sarà che è il municipio della sindaca, che chi lo sa, 28 milioni di bilancio, insomma, e chi l'ha visti? Forse l'ultimo cuoci neanche, andiamo veramente indietro con il tempo. E quindi ritengo che si debba fare, e invito tutti quanti i gruppi, la maggioranza per prima, a fare un ragionamento approfondito su questo. E abbiamo tempo fino al bilancio in aula, insomma, la prossima settimana, per cercare di mettere mano a questi elementi. E ribadisco come ultimo punto che se vado a vedere la disamina che ci ha fatto anche, ringrazio il consigliere Cugunato per aver sollevato la cosa, ma che ci ha fatto l'assessore municipio per municipio, io non posso non rilevare una cosa.
che a parità di altri municipi il nostro ha un'estensione territoriale incredibile e una rarefazione, perché chiaramente siamo, come dire, disposti su un territorio molto più ampio, che chiaramente richiede dei costi, richiede di investimenti anche e soprattutto sul versante viario, e non vedo questa attenzione da parte di Roma, e questo è un problema molto serio, e ribadisco la mia provocazione quando dico, perché so perfettamente che i fondi sono ministeriali, ma il punto è come al solito l'intenzione politica e la richiesta politica. Il Comune di Roma sta andando a spendere 30 milioni per fare la funivia di Magliana. Io capisco che in fase di lockdown non sia possibile andare a Madonna di Campiglio o al Terminillo o quanto sia, però cercare di portare qui la montagna, gli ski lift e quant'altro mi sembra una soluzione, diciamo, abbastanza avanguardista, se non altro. Quindi prendete questa battuta per dire, è evidente che il problema stia, come si suole dire, nel manico, cioè è difficile potersi accostare a questa visione della città, che completamente è cieca rispetto alle vere priorità delle persone, alle vere priorità del territorio, delle necessità, ma che evidentemente per rispondere ad elettorati, per rispondere ad altri, chissà chi inizia a darsi una serie di priorità che purtroppo però non rispettano quello che non solo viene chiesto a gran voce dal nostro territorio, ma che chiunque ha un minimo di radicamento e vive la dimensione sociale di questo territorio non può ignorare. Quindi il mio parere non può che essere negativo. Grazie. Grazie consigliere Gagliardi. Allora, non mi sembra ci siano altri interventi prenotati, quindi io direi, cari consiglieri, che in qualità di presidente di commissione, al netto di considerazioni per fare, che poi si può fare sull'attività istruttoria svolta, sul fatto che alcune domande non hanno ricevuto eventualmente risposta da parte di chi doveva dare, secondo il proponente, quella risposta, al netto di tutte anche le varie considerazioni politiche che sono state fatte, al netto dei vari lavori che ci sono stati nelle precedenti commissioni istruttorie e che abbiamo fatto non solo della quinta al bilancio, ma anche delle altre commissioni permanenti. Quindi, al netto di tutto questo, io direi che la commissione quinta può portare in votazione questa proposta di parere sul bilancio di previsione, comprensivo dell'allegato A di cui abbiamo preso. Ma io ho fatto una domanda. Consigliere Dall'Arrigo, ho appena detto che evidentemente non c'è stata alcuna risposta da parte di noi, gliel'abbiamo neanche chiesto. Allora, assessore De Novellis, vuole rispondere alla consigliera Dall'Arrigo rispetto alle domande che aveva fatto? Così tagliamo la testa al toro. Che grazie, non mi sembrava. Filippo, grazie. Prego, no, ci scusi, presidente, sto lavorando un attimo all'allegato A con gli uffici, che non ho sentito. Che dice, presidente? C'era la consigliera Dall'Arrigo che le aveva fatto posto altri quesiti, insomma, non so altri se voleva quesiti, rispondere. Non ho sentito, se me li può dire, se posso rispondo senz'altro, stavo controllando l'allegato A. Dimmi, Alessandra. Avevo fatto una domanda, adesso ne cito una a caso, l'ultima che ho fatto. Se praticamente, come ha detto l'assessore al bilancio, è giusto e condivisibile che quello che va nel piano degli investimenti va avanti se c'è un minimo di studio di, come dire, una progettazione, una prefattibilità rispetto a quello che era stato inizialmente previsto nel DUP, ho fatto una domanda: come mai è stato nell'ambito del piano degli investimenti che ci è stato presentato, anche alla luce delle proposte di modifica che avete presentato con questo allegato A che dovremmo votare, come mai la progettazione prevista per
per un 2023 di 605, mi pare 8,48, adesso non ho il numero davanti ma lo posso riprendere, e invece risulta essere stata spostata nel 2021, quando nell'ambito delle previsioni del DUP era per 650.000 euro prevista nel 2023, quindi la progettazione è stata anticipata di 2 anni, lasciando invece indietro altre possibili progettazioni, no, visto che lei ci dice sempre che ci sono gli uffici che sono pochi eccetera. Grazie. No, scusa, Alessandra, è solo questo. Alessandra, non ti voglio interrompere, voglio chiedere un chiarimento, che opera è 650, di che parliamo? Ho sentito è assessore, un attimo che leggo bene la cifra. Le carte allora. Qua, perdonami, sto controllando anche io, se poi io sono lavorato sul bilancio. Allora, 600, un attimo solo. Perché se mi dici l'opera. Ma certo, allora, sul piano degli investimenti c'è scritto, mamma mia, aspettate un attimo che lo devo riprendere, 600... l'avevo detto prima, a meno che non l'ha già verbalizzato Carmen e mi aiuta, se no io ripeto di nuovo, eccolo qua, 602 848, che opera interventi, è? Interventi di manutenzione straordinaria, marciapiedi, quartiere, Spinaceto, viale, caduti per la resistenza e liberazione, anno 2021, nel DUP erano 650.000, quindi peraltro sono state anche ridotti, ed erano previsti nel 2023, e ho detto questi sono stati anticipati. La risposta è tecnica, Alessandra, la risposta io ho detto questo, solo questo ho chiesto, tutto qua, io ho una risposta tecnica che chiedevo, ho terminato, grazie. Posso rispondere? Evidentemente l'ufficio tecnico, no, evidentemente non è una risposta, assessore. Mi dispiace, stai facendo allora la... non c'è risposta. No, io chiedo una risposta certa. Allora, se mi fai dispiace, ha fatto consigliere D'Alarico, ha posto la sua domanda, ascoltiamo la risposta dell'assessore, poi mi auguro magari per lei che possa essere anche una cosa inesatta. Allora, la mia risposta è, essendo io assessore al bilancio, e oggi stiamo guardando il bilancio, lei mi ha fatto una domanda tecnica che riguarda la direzione tecnica. Questa domanda l'ha verbalizzata, la possiamo rivolgere alla collega Maiolati e agli uffici tecnici, che oggi non sono qui, oggi non parliamo del perché un'opera è stata anticipata, ma valutiamo il bilancio complessivo, perché questa è una commissione bilancio. Io so che alcune opere che... avendo partecipato a diverse riunioni con gli uffici anche tecnici, che quando un'opera viene rivista è possibile che da un anno all'altro diventi prioritario. Quindi questa le posso dare la risposta di massimo. E lei mi dice evidentemente non è una risposta, e sono concorde con lei, non è una risposta tecnica da dare. Quindi io ho la buona volontà di dare chiarimenti, ma lei giustamente mi dice che ne sa quanto me, quindi dal punto di vista contabile io la mia risposta gliel'ho data. Poi se non c'è il DUP è variabile, è un documento di programmazione, ormai lo sa meglio di me. Mi dispiace, non posso dare altro. Grazie. Prego, grazie a lei. Sì, infatti la risposta consideriamola meglio come non data, perché il DUP non è di un anno prima, ma è del giorno prima, per cui la priorità non cambia durante la notte. Grazie, come non data. Grazie lo stesso, grazie, ne prendiamo. Grazie consigliere. Grazie assessore. Allora signori, quindi tornando a quello che stavo dicendo prima, io direi che possiamo porlo in votazione così come lo abbiamo visto, osservato. Scusate, ma non possiamo fare una dichiarazione di voto? L'hanno fatta, anche non l'avevi fatta tu, Piero. Non faccio parte della commissione, posso dare un giudizio? Sì, sì, perché tutti gli altri consiglieri l'hanno fatto. Vai. Prego. Posso? Sì, sì, ho detto puoi andare, no, consigliere Cucanato, prego. Allora, sì, io malgrado non faccio parte della commissione, voglio fare delle considerazioni di carattere generale che poi approfondirò in consiglio, perché questo è solo la commissione, poi naturalmente il consiglio l'organo supremo, potrà magari modificare, potrà sicuramente fare ogni tipo di considerazione aggiuntiva,
con eventuali emendamenti, ordini del giorno e quant'altro. Quindi dico soltanto faccio soltanto due osservazioni. La prima è un ringraziamento agli uffici che in un momento difficile hanno veramente fatto un lavoro straordinario. Devo dire che sinceramente in questa difficoltà non mi aspettavo un lavoro così diciamo attivo, certosino, forse anche migliore rispetto a tutti gli altri anni, perché si è proprio visto un grande impegno, un grande lavoro di coordinamento, naturalmente anche insieme all'assessore, però rimane un bilancio di buona volontà. Io lo dico con grande diciamo tristezza, anche perché forse per un bilancio di fine mandato ci aspettavamo qualche cosa di più, però è anche vero che siamo in un momento difficile dal punto di vista economico, della pandemia. Ci sono stati praticamente una serie di mancati introiti da parte del Comune di Roma, non ci sono una serie di variabili considerate che sono quelle relative alle economie di spesa, che forse non sono state valutate attentamente, oppure non hanno avuto la giusta quantificazione nella valutazione della programmazione economico-finanziaria. Quindi una serie di problemi e giustificazioni che bisogna praticamente dare nella formulazione del documento. Al di là di questo, devo dire che andrò velocissimo, devo dire che il documento in sé per sé potrebbe rappresentare per la prima parte, per quanto riguarda la spesa corrente, la prima parte del 2021, sicuramente un documento valido, ma ripeto, dimezzato rispetto a quelle che saranno le esigenze che emergeranno soprattutto nella seconda parte, dove sicuramente bisognerà intervenire. Tra l'altro, lo hanno già detto prima gli altri consiglieri, questo è un bilancio che è stato fatto secondo me anche in previsione di un anno elettorale, che è quello che siamo praticamente per andare incontro, e quindi sicuramente avrà poi modo di essere con le future maggioranze, le future forze di governo, andrà sicuramente rivalutato, rivisto, rimodulato, riassettato, anche in virtù di una ripresa economica finanziaria che ci sarà all'interno del, non solo del Comune di Roma, ma di Roma Capitale, ma proprio del Paese. Detto questo, sulla spesa relativa agli investimenti, alcune cose sinceramente potevano essere valutate meglio. Se ci fosse stato un lavoro di lungo periodo, che io ho chiesto sia in capigruppo sia durante i vari consigli, di maggiore sinergia tra le richieste degli uffici, le richieste del territorio, le richieste dei vari consiglieri che rappresentano i cittadini del territorio, forse si sarebbe potuto fare molto 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 meglio. Però bisogna apprezzare lo sforzo che rispetto agli altri anni ho visto da parte non solo dell'assessore ma anche della giunta. Bisogna apprezzare la disponibilità data nella esposizione ma anche motivazione di alcune poste in bilancio, di alcuni numeri posti in bilancio. È chiaro che alcuni fanno parte del libro dei sogni, altri invece potrebbero concretizzarsi e realizzarsi. Ci sono una serie di elementi sicuramente che io trovo critici, ma altri che trovo sicuramente positivi. Detto questo, io spero che durante il Consiglio, in un clima più sereno, anche perché qui non è un problema di maggioranza o opposizione, stiamo parlando di sia per la spesa corrente che per la spesa in conto capitale, quindi investimenti e quant'altro, del futuro della città. È un disegno futuristico, sinceramente non lo vedo in questo bilancio, anche se devo dire che per quanto riguarda le emergenze si sono posti in essere
alcune partite di bilancio che sicuramente tra virgolette ci fanno stare tranquilli, soprattutto per la prima parte. Quindi io non sono così critico come sono stato negli altri anni. Devo apprezzare lo sforzo fatto non solo dalle forze di maggioranza ma anche da quelle di opposizione. Devo ringraziare tutte le commissioni perché hanno cercato nel limite del tempo disponibile di dare un supporto praticamente a questa commissione e anche alla giunta. Alcune cose sono state accolte, io per esempio posso dire che alcuni suggerimenti li ho visti inseriti, soprattutto relativi praticamente al gruppo che rappresento, quello della Lega. Altri non sono stati proprio tenuti in considerazione, magari lo faremo o lo farà chi andrà al governo nei prossimi mesi nella città di Roma. Però il mio giudizio complessivo non è del tutto negativo rispetto a un bilancio che a mio avviso grazie ai due giorni di consiglio che avremo da qui a una settimana, mi sembra che le sedute siano state fissate per martedì e per mercoledì, possiamo ancora apportare degli accorgimenti. E io spero che se si lavora in sinergia con la disponibilità, ho visto un pochino di tutti, magari qualcuno in modo più critico, qualcuno in modo meno critico, qualcuno in modo più costruttivo, altri in meno costruttivo dal punto di vista magari di quello che tutti vorremmo mettere dentro, che rappresentano poi non le istanze dei singoli, non le istanze dei consiglieri, ma quella dei cittadini. Quindi mi rimetto al voto della commissione e spero che praticamente in consiglio ci siano altri elementi di discussione aggiuntivi che possono ancora di più migliorare il bilancio. E devo dire che rispetto agli altri anni non ho proprio una visione critica come l'ho avuto negli altri anni. Certo, le risorse sono sempre poco, riuscire a trovare le migliori priorità non è sempre un lavoro facile, e quindi mi metto anche nei panni di chi praticamente gli uffici, i tecnici, gli assessori, la giunta, i consiglieri hanno cercato di fare. Quindi questo è una mia considerazione che poi approfondirò all'interno del consiglio, dove dopo aver praticamente preso visione anche delle variazioni che io spero, così come è successo nella prima fase, capisco che non posso richiedere a livello cartaceo tutto quello che già mi è stato fornito, ma almeno le variazioni l'ho scritto anche in chat, e almeno gli allegati che sono stati variati, sarebbe opportuno che magari ci deste un giorno per poterlo ritirare, oppure magari, non essendo così pesante come era il bilancio iniziale, potete mandarlo attraverso praticamente le vie più informali, che sono quelle praticamente le email e quant'altro. Quindi io volevo ringraziare tutti, anche il presidente della commissione, che mi è sembrato oggi voler avere praticamente un quadro più completo, e speriamo che nei due giorni di bilancio possiamo fare un buon lavoro anche per il nostro municipio. Grazie. Grazie consigliere Cucunato. Vedo una mano alzata di Gagliardi. Prego consigliere Gagliardi, magari se possibile in tempi piuttosto ristretti. Grazie. Guardi, se vuole lo possiamo pure fare dopo il voto, non si preoccupi. No, 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 ci mancherebbe. Prego, prego, veramente, non c'è problema. Tanto era per il verbale, quindi non c'è problema. Ah, va bene, perfetto. Allora, direi che a questo punto possiamo porlo in votazione. Alcune considerazioni brevi, fermo restando che almeno personalmente una mia considerazione poi la vorrò esporre in consiglio quando avremo il quadro più completo e forse definitivo. Torno a ringraziare tutti i consiglieri che sono intervenuti e anche a supporto in maniera costruttiva in questi giorni, ma ringraziamento maggiore e anche gli assessori. Ringraziamento maggiore va agli uffici, perché
nonostante ci trovassimo in un periodo già abbastanza complicato legato al Covid e soprattutto in periodi di feste, devo dire che come al solito sono stati fantastici, disponibilissimi e soprattutto veramente di supporto all'attività politica. Quindi il ringraziamento maggiore va a loro. Quindi a questo punto mi sento di dire, Carmen, che puoi, diciamo, porlo in votazione con un appello e dopodiché ascoltiamo il consigliere Gagliardi. Carmen, vedo che sei... È scappata. No, però sta provando a smutarsi, ma credo abbia dei problemi. Eccola. Non ti vedo ora, ti vediamo, ma non ti sentiamo. Sì, sì. Nel frattempo ha alzato la mano, mi sa, l'assessore De Novellis. Dai, votiamo. Ok, perfetto. Era solo... La riabbassata, quindi aspettiamo che Carmen risolva il problema, altrimenti magari faccio io l'appello e lei registra. Infatti rimane registrato il voto, possiamo procedere. Carmen ha chiesto di aspettare che accede al telefono. Sono a Carmen, veramente, diciamo i nominativi dei commissari li chiamo io e tu registri. No, ci sono un secondo, ecco. Solo perché purtroppo ogni tanto dal computer dell'ufficio mi salta l'audio e mi salta tutto. Eccoci qua, mi sentite adesso? Sì, perfetto. No, volevo comunicare che ho inviato tramite mail, perché ho visto che comunque sulla piattaforma è lento a caricare, l'allegato A corretto che hanno inviato gli uffici, quindi stiamo votando con l'allegato A già corretto. Ok, che inserisce le fonti di finanziamento per sul titolo secondo, giusto? Quello che avevate chiesto esatto. Prima. Sì, lo potete trovare comunque nella vostra posta. Sì, sì, già l'ho visto, okay. Già l'ho ricevuto. Perfetto, quindi sì, nei numeri non l'ho cambiato, no? Se interrompo, Carmen, a me lo devi mandare. Aspetta. Vabbè, ora te lo giro. È cambiato solo per quella riga, sì. Le colonne, la colonna bianca, vero? Finanziamento. Sì, ma manda anche a me. Arriva subito, assessore, okay. Eccolo qua. Eccoci qua. Ok, Carmen. Un attimo solo, stiamo procedendo. Perfetto. Io l'ho inviato, assessore. Ok, quindi procedo con l'appello, eh? Procediamo con la votazione. Qui dove non attivo. Giusto, presidente? Sì, 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 certo. Perfetto. Enrico Filippo Massimo. Favorevole. Cerisola Marco. Favorevole. Chiarappa Patrizio. Contrario. Crescenzi Marco Maria. Favorevole. Okay. Cristicchia Alessandra. Favorevole. Ok. Voci Maurizio. Contrario. Gagliardi Manuel. Contrario. Graceffa Riccardo. Contrario. Tallarico Alessandra. Tallarico Alessandra. Contrario. Perfetto.
Perfetto, quindi proclamiamo la votazione, 5 voti contrari e 4 voti Cerisola? Favorevoli. Cerisola è favorevole. Cerisola ha già votato, sono 4 già favorevoli votato. E 5 contrari. 5 contrari. Perfetto. Quindi la commissione esprime non approva. Un voto contrario, non esatto. Approva. Allora, signori, c'era il consigliere Gagliardi che voleva intervenire, dopodiché tenderei a salutarci. Grazie Presidente, io mi volevo unire a mettere ringraziamento agli uffici, a tutti gli uffici, in questo caso specificamente a quello bilancio, ma in realtà è una fase difficile per tutta la macchina pubblica. Ma volevo chiedere, visto che vengono prodotti dagli uffici per la creazione del bilancio, sul piano degli investimenti il dettaglio delle lavorazioni. Quindi gli interventi si vanno a fare nelle scuole, sulle strade e sui marciapiedi, avere il dettaglio della lavorazione che si sta andando a fare. Perché purtroppo, diciamo, io non ho potuto partecipare perché non sono membro della commissione specifica. Sul piano degli investimenti non ci sono dettagli, in commissione bilancio non mi sono stati dei dettagli, l'unica nota più esplicativa è su questo allegato di maggiori richieste che però non è inserito al bilancio, non è detto, anzi purtroppo la tradizione ci insegna che di solito non vengono accolte, quindi vorrei capire su che cosa stiamo spendendo i soldi. Grazie. Se possiamo averlo entro il bilancio prossimo, cioè entro l'aula che apriamo la prossima settimana. I prossimi giorni, considerando il fine settimana, certo. Se è possibile, condivido insomma il pensiero della riflessione. È quello che ho chiesto anche io, non so se... Sì. Va bene, allora signori, al netto di questo... Io vi saluto, possiamo chiudere la commissione alle 12.05, Carmen. E niente, che dire, buon lavoro anche adesso alla giunta, ai capigruppo. In giunta. Vedremo a breve, nei prossimi giorni. Buon fine settimana. Perfetto, a tutti. Quindi interrompo la registrazione e chiudiamo alle 12.05, va bene? Sì.